Eccoci qui, ma buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Gamers HQ Italia. Stasera ancora una volta con Valheim e lo giocheremo come sempre in co-op insieme a Dave, a Zio Gabrio e ad Eris Wolf. Però prima di capire dove, se nel mio villaggio o nel loro, dobbiamo andarli a sentire ovviamente su Discord. Ed eccoci qua, ragazzi. Ciao Eccolo, ciao Dogo. Eccolo. Ma Com'è? Che buonasera, dici, ciao Dogo? Eris. Siamo pronti, siamo pronti. Siamo Si deve vedere pronti. se lo zio lo è anche, forse Manca ancora solo lo no. zio. Ho visto che sta Ma è facendo quel. anche lui l'intro. Quello che voglio capire io è se andiamo nel suo di mondo o nel mio di mondo. Dove ti viene Cioè, bene? questa. Io Per sono me è disposto a indifferente. seguirti. Va bene, vediamo. Tu pensa che io non ho un Vediamo. mondo? Fai te. In che senso no, Dave? Non ne ho. Non ho un mondo. E come ti fa sentire questa cosa? È Un po'. bruttissima questa cosa qui. No, non ho un posto tutto per me. Allora, nel mio mondo c'è la tua casetta, come ce l'ha anche Eris e ce l'ha lo zio, Che abbiamo proprio un bravo. villaggetto. Ma scommetto che anche nel mondo dello zio, però non c'è, manca la mia di casa in quello dello zio, Dave è un probabilmente. vagamondo. Vagamondo, Vagamondo. un vagamondo. Ma Doggy va anche lui live. Doggy è live, ragazzi. Siamo in multi Twitch, tra l'altro. E tra pochi minuti dovrebbe uscire il bot che ci pompa la multi live. Credo, forse, spero. È vero, dovrei farlo. Aspetta, lo devo attivare anch'io. Comandi, no, è Teamers, eccolo qui. Timers, Multi Twitch. bravo. Multi Twitch. Allora abbiamo, vediamo se ce lo dovrei avere già pronto con Dave Lynch. Senti Fred. Esatto. E zio Gabrio. Io, Gabrio, Flash. Ok, viviamolo così di tanto in tanto esce il multi Twitch e via. Allora, lo sai che io in realtà dovrei anche fare, diciamo, il primo in assoluto, il boss, il primo in assoluto per sbloccare i poteri? Non l'hai mai fatto? Mai visto. Allora, nel frattempo, ragazzi, io direi, visto che dobbiamo aspettare lo zio, Ma entrate lo nel zio, non mio. capisco perché lo zio è dentro nel suo mondo, però non si può accedere. Ah. Almeno. È perché non ha attivato forse il. Vabbè, entrate nel mio sempre con la solita password. Ve la ricordate? No. Ricordatevi il mio buffo più 20. Ah. Ciao Mad, ciao Tempest, ciao ragazzi, ben Scusate, sto arrivati. picchiando questo coso qui che... E allora? Non ho esploso. Ok, arrivo subito. Vai, Posso vai, fare io. unisciti agli amici, no? Da Steam? Non lo so se te lo. Sì, no, in realtà dovresti trovare il server direttamente nel menu Io ho principale. fatto unisciti gli amici. Se Te lo fa fare? ti direi di sì. Ok. Mi attivo il GPS. Credo, perché no, effettivamente ha avuto un attimo un mancamento, ma niente. Ma sì, ma metti manubrio 20 nella mia partita ed entri. Cioè, easy. Va bene. Allora, disconnettiti. I miei buff. Allora, la cosa che mi fa girare il cazzo Vieni, vieni, tantissimo è che Nina. lo zio praticamente ha spianato tutto intorno qui a dove sono io e non cresce più l'erba. Non cresce più l'erba. E quindi sembra tipo, non lo so, che sia caduta una bomba qui. Ok, mi ha fatto entrare. Dai, vieni, Nina, per una volta, vieni. Non ti vede nessuno, non ti vede. Ma ti ha fatto entrare con la password o senza? Con la password, perché me la chiede. Aia! Aia! Ma che sta succedendo? Vienina, corri! Corri! Corrina! Pronto? Pronto? Sto Zio. minacciando Ina in live. Ina! Buonasera. Aia! Ciao zio. Ma Dave, che cazzo sta Niente, succedendo? niente, tu lascia perdere. Corrina!
Ah, perché Dave avrà acceso la cam, per quello sta urlando. È sicuro? Visto che ci ha preso, eh? Che copertura. Mamma mia. È passato. Ma zio, noi ci stavamo chiedendo, ma sì? Stiamo nel mio o nel tuo? Allora, perché non ho capito. Siccome nel mio c'è un sacco di bella roba e sono sicuro che tu me la ruberesti, veniamo nel tuo. Ma sei veramente uno schifoso di merda, lasciatelo dire. No, cioè, come? Ti ho tenuto via della roba, la vado a prendere e te la porto. Va bene. Scusami, Doggy, manubrio 20 non funziona. Non era con la M grande. Dave, ho finito la casa che ti dicevo sull'isola, quella col pontile. Ma che bella. Ok, dopo ci facciamo un salto, però, dai. Sì, certo. Ma io lo voglio vedere pure, però. E dopo ci facciamo ma un salto. Scusate un attimo, dato che a quanto pare che per attivare i poteri dobbiamo farci tutti i boss. Se entriamo da te, zio, dato che abbiamo già gli spawn e tutte le cose, li facciamo al volo, che così poi possiamo proseguire. Beh, non sarebbe male come idea. Se no da Doggy dobbiamo cercarci di nuovo il secondo boss e tutte queste cose qua. Sì, ma questa cosa che Doggy non gioca mai e poi dobbiamo anche aiutarlo. Comincia... Vabbè, zio, mi devi carriare un po', è normale. No, ti carriare, Riswolf, io sto lontano e me ne sbatto le balle. Allora, no, allora aspetta, dai. Allora aspetta che vi apro il mondo. Ma tu, Dave, perché sei nudo? È perché sono morto, ho perso tutto, quindi... Ma dove, qui o nell'altro mondo? Nell'altro mondo. Quindi... Ok. Niente, mi tenete così. Ma sei sicuro di... Allora... Metto la solita... metto una password. Aspetta, tutta minuscola. Si può dire? Allora, facciamo così. Io metto una password. Adesso metterò una password e vediamo se la indovinate. Vi dico che non la posso dire in live. Vediamo se indovinate. No, fermati, che non la possiamo scrivere noi. No, non si vede quando la scrivete, credo. No, non si vede quando la scrivete. Non si vede. Vediamo se riusciamo a farci bannare i canali. Allora. Sì. Io so già qual è. Io ho messo la password. Poi vediamo. No, io non la so, stronzi. Dai, cioè, potrebbe essere qualsiasi cosa. Cioè, che cazzo ne so? Qualsiasi cosa. Pensa allo zio. Non lo so, ragazzi. Non mi viene in mente niente. O una o un'altra. Non è che c'è una scelta. Infatti. No, io sono quasi sicuro di prenderla. Vediamo se no, Dave, scrivimela su Telegram. Su Telegram. Comunque dicevano in chat, ho visto un fantasma nero e Vaporide con la... che Ina passa con la Ghilli. Grande, Ina. Allora, io non riesco a entrare nel server dello zio. Ci provo di nuovo. No, ma a me non dà il... Ah, eccolo qua, zio Gabriel. Sì, mi ci ha messo un po' a connettersi. Vediamo se riesco a entrare. Tanto ritiro le mie carote. No, password errata! No, non l'hai beccata? Aspetta. Potrebbe essere l'altro. Guarda qui che dobbiamo stare 3 ore nella schermata di password per capire che cazzo di... Ma ne vale la pena. Di password ammesso. Porca troia, dove stiamo entrando? Cosa, c'è la prima lettera maiuscola? No, è tutta minuscola. Tutta minuscola, allora no, ho fatto giusto, cioè... Ciao, Ina. Secondo il mio... Ti mando un indizio, Dave, sul gruppo nostro. Va bene. Vediamo. Aspetta, devo cercare. Paurissima. Ciao, Miriel. Allora. E tutto questo per non scriverla direttamente, no, ragazzi. Cioè, scusa, è giusto così. Ok. Questo è il indizio. Ma che cazzo vuol dire? Ma questa è una cosa che può sapere soltanto Dave. Allora, no, aspetta. Ciao, Miriella. È plurale, quindi? Sì. Ed è grosso? Boh, non lo so se è grosso. Ma ci sono anche numeri? No, è una parola. L'ho capita. Di 5 lettere, plurale. L'ho capita. Sicuro, sono dentro. Sicuro. Vediamo. Ci scommetto...
questo. Vediamo se Dave... Lo sapevo. L'hai presa? Mi sa di sì, sta caricando. E allora mi sa che l'hai presa. Vabbè, Dave, gentilmente, dai, non è che mi... Dai. No, non la capisco io. No, vero, no, sono scarsissimo su queste cose, per favore. Aiutami. E digliela poi anche al povero Eris, magari. Il povero Eris che... Io sono deve... dentro. Ma... Ma come... Com'è possibile, scusami? Zio, disattivi il cavolo di statua che non mi fa entrare. Oh, ok, ce l'ho fatto. No, perché siccome conosci... Adesso la statua la devo lasciare un attimo attivata, perché qua... Aspetta, vuoi che ti apro? Tieni. Sì, vai. Arriverà dopo. Ragazzi... David, sì, no, ci sono. Allora. Dico, ci sono, però attivatevi il GPS nella mappa così vedo dove siete. Bravo, importante. Il GPS, famoso GPS. Sì. Vichingo, sì, sì. Armatura nuova. Oh. Oddio, scusa. Allora, aspetta, fermati un attimo. Vabbè, ho disabilitato la statua perché vi voglio bene, raga. No, ma ce l'ho l'aratro, eh. L'hai fatto, ok. Sì, ma anche carote rapa sono pieno, eh. Voglio sapere. Siamo in quattro, non sei pieno, fidati. Vabbè. Nina, il cibo va vedere. Come... Allora. Sì. Ci sono delle casse del cibo? C'è la prima a sinistra sotto è quella del cibo. No, ma scusami, zii, il trick della statua è da fare. Ma adesso quando arriva Doggy... No, ma cibo... Gli fai vedere. Sto arrivando. Guarda, Dave, se vuoi puoi andare là e vedi da qua cosa ho costruito. Allora... Non si può dire, Ina, ti vorrei dire solo una cosa. No, sono pieno, non posso raccogliere la zuppa di carote. Non so dove che volete metterle quelle là. Ho portato un po' di razioni. Ok. Le metto nella cassa del cibo. Oh, guarda che bel villaggetto che si è fatto lo zio. Grande Eris. Aia! Lo scherzo della cadrega è da fare. Vieni, raga, Doggy. È già successo, raga. Permesso. Fermo, Doggy. Doggy, vieni. Allora, chiudiamo le porte che fa corrente, per cortesia. Ma cosa? Dave, dov'è che è la tua roba? Ce l'hai ancora il punto? Sì. Andiamo che ti do una mano. Vai, andiamo. Vieni. Tu ci pensi tu a equipaggiare Doggy, zio? Ma Doggy in realtà è equipaggiato anche abbastanza bene. Gli ho dato io di me della mia armatura di bronzo che mi avanzavano. Ah, ok. E allora Dave, vai nella cuccia di Doggy che c'è la cassa con gli avanzi. Ma come nella goccia di Doggy, scusa? Guarda, questa è la nostra casa, vieni Doggy. Allora, guarda. Vorrei farvi vedere questo cartello che hanno fatto queste merde. Guardate cosa c'è scritto qui fuori dal... No, ci siamo soltanto noi, a meno che non apriamo il server e facciamo entrare gente a caso, ma direi proprio di no. Vedi Doggy, questo è il mio letto, che c'è il cartello con il mio nome. Qui c'è, qui c'è il letto, c'è il letto di Eris Wolf e qui c'è il letto di Dave. E poi... Perché non c'è il mio? Perché tu ce l'hai qua fuori, guarda, tu abiti qui. Ma dove? Qua dentro? Sì, hai anche la tua cassa, cosa vuoi di più? Ma c'è... c'è uno scrigno di... Uno scrigno del cazzo qui, fammi capire. Vieni in casa, dopo, vieni in casa. Sto arrivando. Ti faccio vedere una roba fighissima. Aspetta. Ciao Doggy. Allora. Ma. È considerato bullismo, credo, però vabbè. Vorrei sapere esattamente cos'è che avete fatto. Cioè... Ho bloccato. Non possiamo più fare niente. Può aprire le porte. No, dai, ma allora siete delle... Non hai accesso, vedi? Bellissima l'animazione qua. Bella, guarda, tocchiamo la porta, vieni. Allora, vi faccio vedere cosa ho costruito. Vieni. Vieni, come il gatto.
Ragazzi, ma io mi devo fare un letto, però, perché vabbè. Poi questa qua sarà il nostro magazzino dove si lavora. Oh, e poi ci trasferiamo qua. Madonna, ma è un molo! Ho fatto la classica casa lunga dei vichinghi con il molo. Vabbè, ma devo ancora scherzando. Finire di appiattire tutto il terreno e tutte le robe. Però. Ma che lavoro! Bello! Bellissimo. Minchia zia, ti sei messo d'impegno qua, si sì, vede. Ma l'hai fatta benissimo, sembra costruita tipo... Cioè, costruita proprio dai creatori, ecco. Bellissima. Bella, bella, mi piace. Bravo zia. E quindi prima o poi costruiremo una nave. Ma in realtà, Elis, ce l'ho già. Ce l'abbiamo già la nave. Ah sì? Eh sì. Ma dove? E ce l'ha Elis che... Esatto. Ma ce l'hai in tasca, come gravissima. Sì, sì. Addirittura ne ho due, se volete prendo quella grossa. Ma... Ho fatto il molo apposta, guarda, così quando volete... Aspetta, aspettate, prima di... mi faccio un letto arrivo. Dallo zio e arrivo. Ne di nuovo! E vabbè, ma tanto... Grazie Ina, grazie mille per l'abbonamento. Mamma mia. E niente, Doki ha subito lo scherzo della cadrega. È andata. Esatto. Anzi, vado a svuotarmi un po' le tacche così poi possiamo andare. Ma scusa, svuotiamocele qua, zio. Ci sono le casse. No, le casse non ci sono. Sopra. Ah, non no, ma non le ho messe lì al momento, così, a cazzo. Ah, qua non ho messo, okay, non ho messo ancora niente. Devo ancora fare tutto l'arredamento, tutte le cose. Interior design. Anche perché in realtà i letti... È bellissimo tutto questo, ma i letti non ci sanno. E vabbè... Ci farò piace anche così. Dio, che livello è il banco del ferro? 3. Perfetto. Non lo so, Controlla. Io ho fatto anche la sega, quindi potrebbe essere aumentato. Aia! Ma Doggy, ti servono mica dei pantaloni, pelle di cervo? Robe così? No, per il momento Eris mi ha vestito. Ok. Che c'è? Che ridi? Io lo vedo tipo un bambolotto che tipo alza le mani. Pa, esatto. Pa, 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 pa. Aiutami. Dave, se tu ti sposti un attimo metti il letto. Tipo. Ah, sì, scusa. Vai. Cioè, riesci qua? Ok. Piccozza di corna di cervo. Ma cos'è questo spazzacervi? È questo qua, vedo, guarda, è questo qui. Ok. Quello è comodo se si va nella palude per gli slime. Perché se schiacci il tasto destro, in teoria fai l'attacco per terra. E ciao, slime! D'aria. Ma che bello! Ho capito. Allora, metto giù un po' di roba, così almeno mi svuoto l'inventario. Allora, com'è il martello, zio, in combattimento? Non lo so, non l'ho mai usato. L'ho costruito, ma non l'ho mai usato. Ok. E invece Dave, quell'arco che c'hai tu è nuovo? Sì, l'ho craftato. Come l'hai sbloccato? Sì, l'ho craftato io con il bronzo. Okay. Hai l'arco di bronzo? Quello... No, arco di legno pregiato, scusami. Sembrava strano. Scusami, non c'è l'arco in bronzo. Ah, ecco. C'è quello dopo e quello inferno. Ma com'è che lo sblocchi l'arco e con legno di bronzo? Devi prendere il legno pregiato. Ok. Per raccogliere il legno pregiato ti serve la... Bella, devi ti seguo da quando ti chiamavano Gigi Gamba di Legno. Allora da un bel po', Almeno, un paio di secoli. Semi di carote. Porca vacca, sei matto, zio. Ecco, quell'attacco lì... Anche perché fa solo questo attacco, non è che ne fa altri. Ah, fa solo quell'attacco lì? No, perché non l'ho mai provato, però ho letto in una guida che serve. Ah, aspetta! Ma sai che siamo corto di frecce di fuoco? Cioè, io almeno credo... sono corto di frecce di fuoco. Io non ne ho. Allora, se c'è una recinzione, le porte si chiudono però, se no entrano i mostri e spaccano tutto. Capito? Certo. È stato Davide, ecco, comunque. Fatemi arrabbiare. Ecco qua. Se no attivo il PvP e ci meniamo, Allora. Aia! Aia! No, aia!
Ma ripristino vita, vedi? Vediamo sto martellone. No, ma questo è il mondo dello zio, sì. Sly. Poi la terza gamba l'ha persa a poker. Grande, Johnny, tre brutte. Gambe. Cose brutte. Già. Aspetta, fammi vedere il banco. Livello 2, perfetto. Al 2 basta, mi sa, però. Vediamo. Livello 2. Livello 2. Livello 2. Livello 1. Guardali. Gabriel il saggio. Guardali che mi raspano nelle casse. Guardali. Ti sto mettendo della roba. Io ti sto mettendo pure. Ah, ok. Allora, non cominciare a fare il caramba della situazione. Cosa mi metti le robe a caso nelle casse che c'è un ordine, Doggy? Mannaggia. Qual è l'ordine? Lo so io, le casse sono mie. Ok, io ci sono. Bella Gecko, grazie per la sua. Sulla testa di troll io vi ammazzo la famiglia. Luna nuova. Io blocco. Faccina luna nuova. Adesso ve lo dico. Bella Gecko. È stato Dave, l'ho visto io. È vero. No, per una volta che non c'entro niente. Una, cioè. Ah, ma qui c'è tutto il per fare cose. Faccina luna nuova. Scusami. Vediamo. Sì, c'è nel carretto. E comunque ci sono due cose lì vicino al pino. Pino. Ok. Ragazzi, avete voglia mica di farmi fare il primo dungeon in assoluto? Sì, facciamo il primo boss al volo. E così sblocco almeno il potere. Due teste di cervo. Allora, c'è una cassa con tutti i trofei, ci dovrebbero essere anche le teste di cervo. Ok. 6 ce ne sono. Quindi ne piglio 2. Fatto. Oggi è la giornata del gatto. No, ma era ieri, raga. Ma il gatto... No, è oggi. È oggi. Sì. Ma oggi è la giornata del gatto 84. Esatto. Quindi il coltello di rame si può fare. Quanto fa di danno? Ah, perché questo è quello pregiato. Ah. Interessante. Direi che... Cos'è sta roba? Tunica di cuoio. Ma perché c'ho delle tuniche che... Non ne frega niente di avere qua. Vole, vado a buttare qui. Ma... Zio? Smettila! Ah. Fammi vedere... Una cosa. Ma me lo posso fare l'elmo di cuoio di troll? Che la mia forge... Ah, perché l'hai costruito, hai scostruito la mola. No, non l'ha messa Aerith, no, forse. No, infatti chiedevo Aerith World più che altro. Sì, ho messo giù la mola perché così almeno è al 3. Io non l'ho ancora sbloccata. Guardate che bello il mio trofeo. È una testa di Nyx. Sarebbe tipo un lucertolone. No, di Neck. Ah, di Neck? C'è scritto Nyx. Secondo me rimarrà comunque. È tradotto Neck. Sbagliato. È tradotto. Esatto. Ti ho dato quella. Che bello, la testa di Neck. Dopo la fake ti ho dato. Ma facciamo. Se poi la smetteste di chiudermi in continuazione dentro i posti, magari sarebbe. Ma anche... facciamo la nanna, ragazzi, che così almeno si sorge il sole. Hai paura del buio, Dave? Esatto. Tantissimo, aspetta. No, perché hai chiuso? Puoi smettere di andare. Ma esci dal fuoco! Scusa! No. A me piace godermi il tepore della dimora. In prima persona, però. Vabbè, Dave, si è fatto tardi, andiamo a dormire, va. Ma Neck o Neck il cantante? Il cantante? Ah, il cantante o il cellulare? No, sai che non lo so. Prima il cantante e poi il cellulare. Io...
Io sono già rigido a letto. Ma è Dave che è ancora in giro. Dave, la smetti di cazzeggiare in giro. Apri la porta prima di dormire, che tra lì che dice che sente caldo, non lo so. Posso vivere così. Ti svegli freddo domani. Allora, comunque, zio, io capisco che questo è il tuo mondo, però, Ecco, Dave, hai lasciato aperta la porta, ha cominciato a piovere. No, mannaggia. Comodità 8 però, qua ci abbiamo. Grazie, ho messo anche i tappeti, vi ho messo, cioè. Ci siamo? Sì, ci vai. Abbiamo tutto. Allora, io sì. Ma no, è vero, no, le frecce normali servono, non quelle di fuoco. Vabbè, è uguale, tanto non è che cambia. Qui vi pingo sulla mappa dove io ho da mettere il coso, che non so se voi ce l'avete, vi ho pingato sulla mappa dove è il coso da... Okay. Hai messo un pings. Allora, frecce normali, io ci avevo una cassa con delle frecce normali. Non so più dov'è. Ci avrà messo le mani... Guarda un po', chi ci avrà messo le mani? Quello lì. le frecce normali le ho prese io, ragazzi. Ma infatti sei tu quello lì, perché sennò dicevo Doggy. Vai, prese? Dovresti averle, perché te l'ho buttate... Sì. Okay. Vabbè, andiamo. Comunque la testa del troll è qualcosa di enorme, ragazzi. Sì. Cioè. Ne piglio un po' di frecce normali anch'io, va. Va, che bel tempo che c'è. Sempre quando facciamo le scampagnate, Doggo. Sì, sì, è vero. Mi sento tutto bagnato, zio. Allora, dobbiamo andarci a piedi perché non abbiamo un portale lì, ma tanto è vicino. Sì, sì. Vabbè, andiamo così, dai, uso le frecce quelle con le piume. Tanto... L'ultimo chiudo la porta. Ah, ma io no... Perché sono l'unico stronzo che ha il mantello diverso da voi? Hai già ucciso un troll? Sì. Perché non ti sei fatto il mantello? Perché lo zio non mi ha voluto dare la pelle. Ma scusa. Date del borotalco a Doggy così si può asciugare, dice Sly. Le bacche volano. Che bello il borotalco di Doggy. Alto là il sudore. Quanti player può contenere il server? Credo 10. Quelli non a pagamento 10, quelli a pagamento 32. Madonna. Dieci ce n'è già bassa comunque, Il doggo talco. Ma Eris, tu poi mi... non è che mi potresti forgiare un pugnale di rame, per esempio? Ad averci il rame. Dave, tu non hai armi in più. C'ho una mazza, tieni, mazza di bronzo, tieni. No, ma per ora questa qui mi va bene, anche perché l'ho anche livello. Ma guarda che me l'ha data a me, Dave, per quello. Ne ha in più perché ne ho tantissime, vieni. Ma io voglio il coltello, capito? Ma il coltello, allora no. Prendi la spada piuttosto. No, la spada la voglio io, scusa. Prendi la mazza allora. Prendi la Ciao mazza. Lama. Farmati la mazza che dopo andiamo a fare nel palù degli scheletri. Attento se li dici prendi la mazza, perché è un attimo. La mazza di Dave. No, io non ne voglio avere niente a che fare. Siete veramente infantili, ecco, io... Siete vergognosi. Niente, non ti sento. Diglielo. Ok, ragazzi, io lo prendo a coltellate, Dave, ok? Scusa, ho sternutito, scusate. Dave, non devi toccare, porca puttana. No, porca vacca. Guardalo. Ma guarda come va giù in fretta in confronto all'altro questo. Madonna santa. Che ci ha praticamente shottato. Morto. Fatto. Ma allora testa. È abbastanza illegale, però. Ok, il sei stato bravissimo. Basta, fine. Dobbiamo andare a piazzarla sul coso. Offri là le pietre sacrificali. In teoria, dato che c'è già, basta che attiva il potere, quindi.
Bravo, allora se puoi attivare già il potere, quella me la prendo io che la metto nella casa lunga. Dobbiamo andare dove si... Va bene, dove Lama. Dove siamo nati, in poche parole. Ah, ok. Seguitemi, pazze. La mazza di Dave è esposta al Louvre nella sala d'arte cubista. Oculista. Ma non ho capito, stiamo tornando al villaggio, giusto? No, okay. Dove si nasce per mettere attivare il potere anche a lei. Ciao cervo. Signor cinghiale. Qua c'è un niente. Cinghiale. Grazie Lama. Ok. E siamo qua. Quali sono i progetti della serata? Scassare Andiamo... di cose. Arrivare alla palude. Cosa c'è alla palude? Cosa? C'è il ferro. Abbiamo sbloccato la chiave. Esatto, abbiamo le chiavi. È vero, ce l'ho anch'io. L'ho sbloccato assieme. Ma io non lo so però, che cos'è? È una palude. Esattamente. Ma le chiavi a che servono? Facendo il secondo boss, guarda, se vieni qua. Che lo zio l'abbiamo fatto ieri. Ti droppa una chiave che ti serve per aprire le cripte nella palude. E dentro le cripte c'è un nuovo metallo. Ma che potere dà questo? Tagli la legna più velocemente. Ah, faster wood cutting, ok. Non la testa o te l'ho lasciata, Dave? Me l'ha lasciata. E posso usare anche il potere, credo. Sì. Lanciami la testa, va che me la piazzo nella casa, allora. Madonna santa. Metti all'entrata. Sì, sì. Direi a questo punto che possiamo fare due robe. O rifacciamo anche il boss della facciamo della l'ender foresta. Al volo, siamo in quattro se prendiamo e in più le frecce di fuoco. In più abbiamo il teleport. Sì. Ok, ma il secondo boss qual è? L'Elder, quello che abbiamo è proprio fatto. Quello. Sì, che così almeno lo fa anche Doggy. Tu l'hai già fatto, David, tutto? Sì, con voi. Insieme. Hakuna Matata, allora, ragazzi. A casa. Hakuna Matata, ragazzi. Devo tornare a casa perché lì c'è il teleport. Io frecce di fuoco ne ho 22. Credevo di non averne più, invece. Dobbiamo farne un po'. Sì. Qualcosa non scende, Ci sono le piume? Sì, ne abbiamo parecchie. Cioè l'Elder si fa con le frecce? Sì, perché è un albero gigante. Si fa con le frecce di fuoco. Fermi, non triggerate lo zio. Bisogna sa che è troppo tardi, no? Ciao cinghiale. Ragazzi. Eccolo, l'hai smaterializzato però il cinghiale, poverino. Non era mia intenzione. Ah, c'è Nek! Sai che ci canta una canzone. No. Ho la spada giusta, no, quella. Va bene. Sentite, voleva cantarci una canzone, eh? Sì, ma hai fatto bene. Se no guai. Te posso cantare una canzone. Ma... Aspetta, però, io non ho chiesto una cosa molto importante a Eris Wolf. Ma la roba che mi hai dato è un prestito? No. Ah, ok. Cioè, ce ne avevi in più? Era la mia vecchia roba, alla fine quella in bronzo non mi serve, perché attualmente, per dire, questo è quello che, in poche parole, tiri fuori dalla palude, quello che io ho detto adesso. Ah, ho capito. È la build completa in ferro. Meglio. Io sono già la generazione dopo, comunque. Ho capito, sì. E l'ho quasi finita anche quella. Pensa te. E quindi quella in bronzo non mi serve. Sì, non ti serve, chiaro. Su quell'altra, che sarebbe in silver, che è l'armatura del lupo. Vedi che bella. Poi ho anche la spada e lo scudo in silver e l'arco avvelenato. Ma comunque è bella anche la spada di bronzo, non è male per niente. Vedi se c'è la roba per fare le frecce di fuoco. Allora, qua dietro c'erano le piume, le ho messe io prima, quindi... Non ci sono più? Ah no, sono qua. Ah sì, qua ci sono 30 piume. Perfetto. Culo matata. Ragazzi.
Ma sono tante, poche, ne dobbiamo fare altre di piume? Ma iniziamo a fare le frecce con queste qua. Allora, qua sotto c'è qualcosa. Se no vado a caccia di gabbiani, eh. La caccia di gabbiani. Se hai le frecce in legno, sì. No, è vero. Vabbè, le faccio. Se no le altre non ha senso, perché sono sprecate. Le faccio un attimo, tanto abbiamo un albero. Ma Doggy, lo vuoi il coltello di rame? Tieni. Sì, grazie. Mi faresti un favore. Ce n'è uno in più. Tiè. Allora. Ok. Dove l'ho messo qua? Lo zio è triggerato di natura. Thank you. E chiede Ina, ma non ti finisci a camminare sugli spuntoni? Questi no. Anzi, non credo. Perché, zio? Perché? Uno malato. Zio, c'è della resina? Ah, noi siamo in della missione. Della resina? Sì, ne ho 19. Dobbiamo cacciare i gabbiani, ragazzi. Ah, c'è una stacca. Non ce ne sono, poi. Non te l'ho messa nella cassa del magazzino. Ho trovato una stack da 50 dentro. Scusa. Ah, ok. Sì, come no? Vai. Almeno facciamo frecce per piano. Tutti. Sì. Ma questo portale di Ghetta Elder è quello che useremo adesso per andare dal boss. Dato che bisogna andare con la nave. Sono un cretino, ci sono entrato dentro. Non fa niente, basta che rientri dalla parte opposta e torni qua. Leggende dicevano che Deva ha un passato da fakiro. È vero, ragazzi. Ma mi conosce tantissimo comunque Sly. Bella Yasso, sì. Ciao. Un facocero. No? Serve della legna. Quella lì lo pinta. Serve altra legna. C'è quella del carretto. Ah sì, è vero. Mi dimentico sempre. Devo... difficilissimo colpire sti cose. Devo prendere del cibo dentro casa. Mi ti permetti, scusami? Sì. Ho visto che ci sono delle zuppe. Ho letto la tua biografia su MySpace. Aia. Ma... aia. Brutta storia. Cioè. Manca, raga. Che bei tempi. Allora, io devo cerca di avere tre cibi diversi. Tipo prendi le carote... Poi sì, già fatto, le già salsicce, fatto. Non mangiarti le bacche, quelle cose lì. Le bacche, ecco, le bacche rosse, mettile in una cassa, perché poi con quelle blu si può fare la marmellata. Ah. Che ti dà molta più energia. Zio, dove sono le bacche? Dove le devo mettere le bacche? Dimmi tu. Le così bacche nella cassa in basso a sinistra, qua. Ina, scrivi cosa? È la cassa del cibo, quella in basso. Ok. Qua. MySpace, okay. Ina, è una cosa che tu non conosci, una roba... Ma come? Chi è che non conosce MySpace? Ina, scusatemi. Ina è piccolina. Ina. Scusatemi, ma... Non credo. Com'è possibile? Carote e salsicce per Doggy. Grazie per l'host, ragazzi. Eh già. Grazie per l'host, ragazzi. Spacchettamento epico! Ok, ci siamo. Devo tirare una freccia a necca, aspettate. Ma dai, ma... Sega. Oh. Ma scusa. Abbiamo allora, io devo. Ragazzi, io devo prendere i gabbiani. Ho preso ogni animale su questa terra, ma gabbiani. Non ne ho visti. È scriptato. Cioè. Eccolo. Mamma mia. Guarda che rigido! Oddio, è partito! Ma semi di cosa? Per evocare il boss. Vabbè. Ah, boh. Ti ricordi quali erano? Che semi sì, vuole? Sono i semoni quelli verdi. Sto guardando nelle casse, ma mi sa che. Sì, ne ho uno. Dobbiamo trovarne un altro. Ma basta che facciamo, cerchiamo gli spawn, quelli viola nella foresta. Sì, sì. L'ho preso. Dobbiamo solo trovarne un altro, ce l'ho. Erano tre? Sì, tre semi, se non mi sbaglio. Sì. Niente, non riesco a prenderli sti gabbiani, raga. Vabbè, ma ce l'abbiamo le piume, Dave. Ah, ok. Non lo conosce neanche Miriel MySpace. Come? Ma come Miriel? Scusami. Ma che comportazione è questa? Ma raga, noi siamo vecchi ormai. Abbiamo fatto il nostro tempo. Soprattutto tu, Doggy. Io sì, infatti mi sento un po' moribondo. No, dai, no. Non fare così.
Ma voi streamer avete l'obbligo di insegnare queste cose, sono le basi. Sì. No, allora, però... chiariamoci. Ma poi voi streamer cosa? Lasciatemi fuori a parte che a me streamer non mi chiami. Esatto, a me streamer non me lo dite. E comunque io mi ricordo con una certa nostalgia MSN. Quello, mamma mia. Quello. Vabbè, veramente. Cos'altro vuol dire fuori dal cilindro? Ci sei e Irch. È il mio. Sì. Io su Mirk giocavo. Mi scrivevo con i miei amici mentre giocavamo Ultima Online, raga. No, Ultima Online. Vabbè, definitivo. Che lasciavo il personaggio a farmare wrestler contro gli alberi. Che avevo il mago e quindi io avevo il personaggio che farmava wrestler come i fa. Che bello. Gente in fiamme, vabbè. Normale. Ma sì. Normale amministrazione. Vedere veramente io sono più vecchia di voi, Miriel. Non lo so, Miriel. Io sono dell'86. Ma scusate, ma sopra i letti ci avete tutti una targhetta tranne me. Doki, tu non c'eri. Già ti abbiamo fatto mettere il letto in casa. Dovresti dormire fuori dove ti avevamo preparato il tuo piccolo appartamento. Così puoi andare e venire come più ti aggrada. Dave era uno di quelli che chattava con i bot di MSN e sparava... Ci hai preso in pieno. Chi è che... Com'è che si chiamava Brunetta? Cazzo. Ma come Brunetta? No, dai, come si chiamava il bot? Paoletta, dai, quel nome stupido. Sì, tipo così, tipo Paoletta. Una roba Paoletta, una roba così. Io dell'81, sì. Ma grande, Miriel. Cavolo, ma non conosce MySpace, è la base anche lì. Esatto, cioè... Fragolina 69? No. No, quelli sono scoperti che andate voi, ragazzi. Cioè. Non era, no, non ragazzi. Era quello lì. Era tipo Violetta. Doretta, Doretta, bravo. Io la conoscevo una fragolina. Chissà perché me lo immaginavo. Io non so perché, ma me lo sentivo. Era Doretta, che era uno dei primi bot che rispondeva sempre: tipo, oggi è una bella giornata. E diceva sempre quello. Tu gli potevi dire qualsiasi cosa, del tipo, che ne so, sai, oggi mi sono schiantato con la macchina. E lei, sì, bellissima questa giornata. Cosa hai fatto di bello? Mi sono schiantato con la macchina. Non ti sei divertito un sacco? No. E finivano così, insomma, le conversazioni. Le conversazioni che, insomma, nessuno voleva mai... Ok, andiamo? Ok. Frecce di fuoco, totale, raga. Ma... 22. Chi è che ha delle frecce? Io 22. Io ce le ho. 34. Ok. Io ce le ho... Di fuoco? E lui. Aia. No, normale. No, non picchiarmi, Doki. Non state vicini, perché sennò... No, non picchiarmi, Doki, no, di nuovo. Allontanatevi uno dall'altro. Che fail. Noggy. Pappini, attivo il PvP, Dai. Ecco, mi apri uno. Thank you. Le hai prese? Sì, sì, l'ha presa. Ok, spostati. Vieni, zio. Yes. No. No, Eris Wolf, no, come l'ultima volta. Basta, dai, su, andiamo nel portale, che qua non c'è tempo da perdere. Dobbiamo anche trovare i semi per attivare il portale. No, io voglio fare un giro sulla nave. Ma non è il momento, Doggy. Stiamo andando a picchiare un boss. Sì, facciamo volo anche questo. E poi andiamo. La nave sembra figa, però. Non conosco molte cose. Nel saluto di Discord spesso parlano di cose che non conosco. Allora, se mettete tutto disboscato, è normale. Sono io che mi vuoi farmare lì. Grande, okay. Miriel. Cerchiamo quei cosi viola. Cosa sono i cosi viola? Gli spawn. Fiori? Sì, dove dobbiamo trovare i semi. Gli alberi aggrovigliati con gli spawn, quelli... C'è la luce viola attorno. Poche parole da dove escono i mostri. Ok, ho capito. Nella foresta nera, però, dobbiamo stare. Doki, non la vuoi una mazza? No. Sei sicuro? Ho il coltello di rame, scusa. No, ma Doggy, veramente prendi la mazza, perché il coltello di rame... Cioè, adesso magari qualcosa fai ancora, ma dopo che si va nella palude, il tuo coltello di rame... Vabbè, lo puoi usare per i panini. Io la mazza gliel'ho offerta, se non la vuole... Oh, qua c'è un... Allora... Qua c'è un zio Gabrio morto, però. Come? Ma oh no, gli scheletri, ho trovato un dungeon con gli scheletri, aiuto! Arrivo. Zio Gabrio, c'è un tuo... Un fan. C'è una tua tomba qua. Vabbè, tanto sarà vuota. Ok, allora post live dentro Discord col professore Devi che spiega le basi.
Ma che bello, ma magari. Quando Torrent era rivoluzionario. Mamma mia, ragazzi, quando non beccavi un film giusto al posto di un porno, neanche ragazzi, una volta. Era una roba incredibile. E usare Mirk ti sentivi un ingegnere nucleare. Mamma mia. Non entriamo? Sì. No, il dungeon no. Cioè, se no perdiamo tempo a fare 8000 robe. Ok, ok. Bella, okay. Che ecco. Che brutta persona Doggy a rifiutare la mazza di Dave. Diglielo. Ricordatevi i cardi se li vedete. Gli anacardi. O Cardi B, la cantante. Qua ce n'è uno, mi sa. Guardalo, un cardo. Lo vuoi? No. Vabbè, Doggy, noi ti offriamo le cose, ma tu non vuoi niente. Ok, ho trovato uno spawn. Ah, ok. Cosa devo fare? No, io ho trovato la cava di un troll. Io nel dubbio ho preso un cardo. No, fermo i mirtilli. Qui c'è il rame, ma tanto non lo, è inutile che me lo segno perché non me lo posso portare nel portale. Non te lo puoi permettere, diglielo. Non lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Io non okay, un seme ce l'ho, tu ne avevi già uno, zio, giusto? Yes, ce ne sarebbe un altro. Dobbiamo trovare un altro di qui. Così lì. Oppure Emule, che cercavi arma letale 2 e ti beccavi Italia Stallion. Mamma mia, veramente, sai. Potrebbe capitare anche un arma anale 2, tra l'altro. Non... Anche... Mamma mia, che brutta roba. Qualcuno ha il potere calcio? No. Oppure che porca la zia, ci ricorda Hyde. Bravo, Hyde. Questa porca. È così. E vabbè, raga, è da sapere. Sono quasi dell'Inter. Una piena di rame che non possiamo portarci a casa. È un piacere proprio, guarda. No, oh, ma segnatele, perché non puoi portarle a casa? Non me le fa portare col teleport. No, boh, ma c'è quella barca. Napster, è vero Napster, cavoli. Volevi? Mi sa di sì, Sly. Ecco, il mi ha era tuo o era il mio cardio? Aia, Ina! Ina, smettila! Cosa ti hanno fatto, Ina? Oddio, uno mi ha sprattato a fianco. Oh no. È che non posso andare troppo in là perché c'è la neve, quindi... Tra l'altro dove c'è la neve ci sono anche i lupi. Sì. E ti servono le pozioni. Ciao, Lila! Si è doggificata! Oddio! Allora, io non faccio battute così brutte. Partiamo da questo presupposto. Aia. Sì, ma sto coso che continua a curarsi mi ha rotto il cazzo, eh? Oh. No, zio, non ti arrabbiare. Tu però sei giustificato, dai. Giochi spesso con noi, quindi... Opinabile. È colpa nostra. Che... È colpa nostra, sì. Diciamo che... È un po' come se ti avessimo morso di notte. Ma magari anche in senso proprio fisico, non solo letterale. Che è sta roba per terra? Io la piglio. Io devo trovarlo uno spawn. Occhio di nano grigio. Ma va, siamo pieni, Dave. Cioè. Non siamo nel niente. Siamo nel mondo di dello zio, Lila. No, in realtà servono per fare delle pozioni e per creare i portali. Ma se ne è inculato Doggy? Ma cosa? No, niente. A casa? Con dentro un bruto. Ehi tu mostro, togliele le mani di dosso, com'era? Ehi tu porco. Eccolo. La colpa dei Metallica. Ma veramente? Si sono lamentati loro, vabbè, giustamente. Ah, qui c'era il coso che ti dice dove è l'Elder sulla mappa, vabbè, ci sta. Adesso lo so. Ehi tu Doggy, togliele i baffi di dosso, dice Sly. Mamma mia, nuova quota, eh. Una volta me l'hanno detto. Ma che bello. Ci servono fottuto seme, mica lo troviamo, eh. Allora, io così dovrei riuscire a livellare il martello. Il martello è livellabile, ragazzi? Sì, 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 è tutto livellabile. Che bello. Trovato uno spawn. Ok, dai, allora. Dave, smettila di distruggere cose che non sono due. Colpa mia. Poi sei nel mondo dello zio, lo sai, lui si lamenta. Ma non è vero.
Sì. Ma come no? Io controllo se nella zona del boss ci sono gli spawn come l'altra volta, va? Almeno nel caso li pulisco. Se no, se ci attaccano pure questi oltre al boss, è finita. Ci vediamo lì allo spawn. Dietro qui dal boss. Io sono con lo zio. Sono dietro di voi. Erano giusto qua dietro gli spawn, se guardate sulla mappa dove sono. Dall'altra parte dell'isola. Minchia. Ma veramente? Sì, se guardate la minimappa. Sì, l'ho vista. E sto correndo e non sono neanche a metà strada. Oddio mio. Oh, che danno da freddo o i danni da freddure. Aia! Ma ragazzi, che sta succedendo stasera con ste stronzate? La smettiamo? Allora, lasciatemi stare Hyde, però. Era mutato per 10 minuti, basta. Non semplice, basta. Vabbè. È così, è colpa di Ina, dicono. Ma non è vero, ma povera Ina. Lasciate stare Ina che vi spacco la faccia. Incazzatissimo lo zio. Ina non la devi toccare. Diglielo, bravo. La faccia, capito? Cretini. E per proprietà transitiva anche di Dave. Ma no. Oh no, cazzo, un troll. Dave. Oh no, zio, sta arrivando. È dietro un troll. Vabbè, ma tanto Dave. Guarda, lascialo lì. Così impara a chiamarlo. Sì. Ok. Scusate. Va bene. Grazie. Lo vedo un po'. Sei tu, zio, che hai i semi? Sì, ce l'ho io il seme, aspetta, te lo passo. Però aspetta che. Ah, no, non voglio vedere. No, daglieli a Doggy, che così lo. Ecco, vedi? Lo revoca Doggy. Ecco, lo sapevo. Non arriva Dave. Ah, arrivo. Eccomi. Ok. C'è un amico mio qua dietro, però. Portalo qua. Buongiorno. Portalo qua. Ah, portatelo da me. Proprio così. Bella. Ciao Rob. No, perché sono. No, raga, famiglia. Non tirate. Ma senti freddo. Porca vacca. Stai vicino al fuoco. Doggy, non morire. No, Doggy, no. Non di nuovo. Mi sta inseguendo. Oh no. Se fai la capriola, schivi qualsiasi attacco, però devi farla nel momento giusto. Andato, è proprio dai. Quello è il problema. Guarda come si è piegato male. No, mamma mia, brutto proprio. Sento freddo. Mi preso sediamoci, non evocarlo, sediamoci prima che ci curiamo. Torno dopo mi... Ho un'altra testa di troll, così possiamo fare la stanza delle teste dei troll. Mi sembra giusto. È proprio bello comunque. Che bello, ragazzi, Come state? Giochino. Come è andata la vostra giornata? Grande, Jael. Mangiamo okay. Un pochino. Che Doggy a fianco a me, tieni. Ti lancio la carne come i cani. Ma perché mi lanci trofei così inutili? Mi sto riempendo di stronzate. Ma quelle buone per fare il coso di cervo lì, la picotta. Ma ce l'ho già. E allora buttale. No, le porto a casa dello zio. No, buttale, perché se me le trovo a casa ti blocco dentro la casettina e non ti faccio più uscire. Questo giochino me lo devo. Guarda prendere, che adesso c'ho un letto a casa tua, ok? Comunque ci siamo, perché vedo che ti stai mangiando ancora le bacche, cioè la vita. Tieni, Doggy, le salsicce. Grazie. Prego. Adesso mangiati al posto me la date Eris, Ma anche a me arriva da dietro e molla sempre le salsicce. Minchia, ma mi è salita tipo la vita a 3000 con le salsicce. È per quello che te l'ho detto. Puoi toccare, Doggy. Allora, raga, Rob ci chiede se possiamo toccare Doggy. No, però possiamo fare quello che fanno tutte le donne quando lo vedono. No, basta, ti prego, no. Così. Possiamo venire qua e tirargli dei calci in testa mentre per terra. Oppure frecettarlo nelle chiappe. Guarda, così, mentre per terra, calci nella testa e via. Guardalo. Io non lo comprendo proprio tutto questo astio, comunque. Cioè. Ma no, ma... ti ammazzo. Oh, grazie a te mi è salita la skill, quella di combattimento senza maglia al 23. Allora. Siete degli schifosi. Allora, droppo, droppiamo sta roba.
Ma povero Doggy, ma perché? Eh sì, perché siete delle merde, ecco. Aia! Mamma mia, sti effetti stereoscopici. Ciao Chiara! No, eh. E Doggy impassibile, è vero! Vediamo che questo boss ce l'ha sempre con me, una cosa incredibile. È vero. Oddio mio, è a fianco a me. Lontani, lontani, lontani. Doggy, stai lontano, Doggy. Lontano vuol dire lontano. Ma proprio lontano, eh. Aia. No, cannato di brutto. Oh no 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 no! Attenzione, attenzione. Ok. Senti che musica epica. Veramente carina sta musichetta. E guarda caso, con chi se la piglia? Me, veramente zivera. Porca vacca, è un merda questo, eh. Cioè, voi gli tirate 47 frecce. Si gira e guarda te. Il tiro mi dice, ehi là. L'ho visto. Raga, mi sta facendo malissimo. Nasconditi dietro le rocce. Allora, guarda. Allora, io non lo sto neanche attaccando. Aiuto. Si gira per vedere dove sono. Guarda che lo sto per me. Non sto neanche caccando, lui attacca me. È vero. Allontanati, zio, allontanati. Allontanati, che al prossimo colpo ci muori. Allontanati. Vai oltre la collina, che lì non ti può prendere. Sto pezzo di merda, oh! È sempre lì che mi dice... Dove è andato lo zio? Adesso è... Ma andate avanti, Doggy! Questo sono io quando mi sveglio la mattina, dice Rob. Ma quindi picchi fortissimo lo zio quando ti svegli la mattina? No, in realtà io e Rob abbiamo dormito nella stessa stanza. Ma non, ma non faceva così, no? Non mi ha piccato, ma ha detto solo io scendo a far colazione e gli ho detto io arrivo. E allora c'è qualcosa che non torna. No, sono alto incazzato e lancio rami. Un attimo. Ma fatemelo un bel SO ad Angelis, raga. Mi raccomando. Anche un bel TSO, magari. Anche un TSO, poverino. Funziona pure il comando, sono commosso. Attenzione. Tutto a posto, tutto a posto. Okay, ma io non lo sto colpendo. Il merda colpisce anche gli alberi, quindi state attenti perché se vi arriva un albero in testa vi sciotta. Non fa bene, ecco. Oddio. Abbiamo dei rametti qua a fianco che rompono le balle. Aia. No, no, non stare lì, ecco. Oh, ecco. Oh, ecco, è andata la roccia. Occhio che non c'è più la roccia, dei. Oh, aia. Via. Aia. Non ci sono più neanche gli alberi, dobbiamo cambiare posto. Anche una 104. Oh, ok, gli abbiamo fatto malissimo però. Io ho finito le frecce. 40 ancora. Vuoi un po'? No, 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 sparateli, sparateli. Cerco di farli sparare. Buongiorno. Ma se gli colpisci il cuore li fai il doppio dell'anno? Non so se ha un vero e proprio punto debole. Perché al centro c'ha una roba strana. Sì, probabilmente se riesci a colpirlo proprio in centro gli fai critico. Tipo adesso, non so che cosa. Aia. Io però se, mi ha visto e si è incazzato di brutto. Sono qui, sono qui. Bastardo. Guarda quanto legno che ha droppato. No, no, lo scassa, lo butta per terra. Scassando. Lo so. Dai, che succede? Fa vedere se riesce a schiacciarmi. No, no, pure i mostrini. Che palle. No, qua no. Oh, non lo riesco a prendere, eh. Io si è irrigidito. I mostrini perché... Arrivo. Adesso l'ammazziamo, Fatto. No, ma ormai l'abbiamo tirato giù, eh. Che non ho più stamina, cavolo. Attivati il potere. Attivato il potere. Ciao, albero. Morto. Stai giù. Bravi. Cavolo, un cervo.
Attenzione che questi cosi qua... Cavaca, come è sceso rigido. Bene, cosciorchie. Hai preso la chiave, Doggy? Non lo so, perché non c'è penso. Qualcosa... Butta, sei pieno nell'inventario. Sei pieno di roba, probabilmente. Infatti sì. Anch'io. Butta via la legna o butta legna. Via... Dave deve mettere le nuove quote, vero, raga? Me le dovete ricordare tutte. Mi fate un file e le mettiamo tutte... Aspettate. Una dietro l'altra. Grazie. Siamo stati, dai, abbastanza bravini, è vero. Raccogliamo il core wood. Ok, ce l'ho, chiave della cripta. Le quote rosa, no. Ok, adesso possiamo tornare a casa e poi andare a cercare una palude. Ma il trofeo dell'anziano che faccio? Vabbè, me lo tengo. Vieni, te lo puoi mettere da te, tanto qua dallo zio c'è già. Ok. Ragazzi, posso farvi una domanda totale ignorante, non inerente alla situazione? Mi sono trovato una sub regalata da uno che non conosco per un canale che non ho mai sentito e non ho mai guardato. Per di più, mentre avevo tutto spento, è possibile? Allora sì, ogni tanto arrivano sub totalmente... A caso. Ah, sì, a me pure è successo. Per farti conoscere il canale, quindi credo che non sia lo quello. So, ma è strano comunque, sì, non lo so esattamente come funziona. Ho mangiato due kebab e ora sto pienissimo. E perché? Ma perché ne hai mangiati due? Ma come? Può succedere, può succedere. Sì, sì, uno inciampa e con la bocca aperta, un attimo. Soprattutto se sono come... piedine, entrano con piacere, capito? Vero? Che poi sono belle oliose. Mamma mia, che zozzeria. Ma aspetta, Dave, è come quella teoria che mi hai detto... È come quella dello specchietto, sì, più o meno... Che mi hai detto poi? Hai contribuito anche tu comunque, eh? Sì, vabbè, io ti ho aperto gli occhi. Ricordiamolo, il paradosso di Lynx, ricordiamolo, eh. Preferirei... Un giorno lo studieranno questo paradosso. Mamma mia, nelle università di tutto il mondo. Sì, vabbè, esatto. Con la gente, con specchietti e strane leve, meccanismi di che non si possono dire. Ma soprattutto chi guardava cosa? Chi guardava cosa e chi era piegato come, tra l'altro. ma come? Ok, come torniamo indietro? Ma noi siamo già a casa. Siamo già a casa col portale. Ok David, ci siamo persi. Perché voi ce l'avete segnato. Ma io no. Come, dov'è il portale? Non l'hai segnato ieri? Sì, hai ragione. Forse è quella casetta lì che c'ho. Spero. Sì, è quella casetta. Se metti i nomi è più facile ricordarsi le raga, cose. Raga, ma io non so che si possono mettere queste cose. Ma come no? Ci si innesta un sofisticato sistema di leve e specchi. Vecchia questa. Questa è vecchia. Bisogna vedere quali si possono mettere, perché tre quarti... Sono poco, sì, family friendly, è vero, non si possono mettere tutte. Ne resteranno poche, dice Ina. No, ho capito che sei goloso e hai mangiato due kebab, ma è eccessivo. Due kebab? No, più che altro non chiederti perché stai male. Esatto, quello, poi dovresti chiedere la Lego, non ti fare domande, cioè. Ma che cosa vogliono? Madonna. No, Dave, lasciali stare. Io devo livellare, lasciami stare. A posto. C'è gente che è morta per molto meno, comunque. Vabbè, ma io meno di due non ne mangio, comunque. Vabbè, ma tu scherzi, no? No, non sto scherzando. Ah, ok. Questi ricchi che si possono permettere due kebab. Cioè, meglio farmi un vestito che portarmi a mangiare fuori. Meglio farmi un vestito. Ma sì. Ma perché? Ah, comunque i semi ne avevamo 7 in questa cassa, giusto per dirvelo. No. Sì, ci può stare. Vabbè. Dai, sarà per la prossima. Secondo me l'hai fatta apposta perché non volevi che te li prendessimo. Ma non servono a niente una volta che fai il boss. Ora dove le metto tutte queste cose? Mannaggia. E le fragole servono a qualcuno? Io, boh. Mi piazzo qui.
c'è una cassa in teoria in più di fianco al... Le fragole servono a Ina, mi dice. Mai dire al kebabaro di mettere tutto nel kebab, altrimenti ci mette pure il catrame della kebabatrice. Kebabatrice. È vero però, gravissimo. Qua dobbiamo andare, secondo me dobbiamo prendere la nave, la roba per fare i portali e andare a cercare la palude. Io sì, è da fare. Facciamo già un portale o possiamo utilizzare questo qua per l'Elder? Sì, quello per l'Elder ormai non ci serve più, Basta che lo rinominiamo. Lo chiamo Palude? Chiamalo Palude. Sì, chiamalo Palude. Questo qua è Base Paolo. Ah, ma ne ho due di chiavi io, ragazzi. Base Paolo. Una buttala. Ah, eccolo. Lo chiamiamo Palude. La posso buttare una, sicuro? Ma c'è la cassa vicino al mio letto con le chiavi e mettila lì dentro. Cos'è quella testa, mi dice Rob? È un nostro amico. Trofeo. Sì, ma è uno che è lì. Era un gira. Nostro amico. Era un nostro amico ed è diventato un nostro ornamento. Fan. È un nostro fan, vedi, ci segue sempre. È un nostro fra. Qui ce ne sono ragazzi, io ho preso due marmellate, ve lo volevo dire. Sì, sì, le ho lasciate lì, quella è la cassa del cibo. Vabbè, ma questa è da denuncia, questa cosa. Ma come? Alle autorità competenti. Ma di nuovo? Sì. Dov'è che non metto la roba degli scheletri qua? Ma è quello dei cavalli croccanti. Ciao, Fra. Potrebbe essere. Non confermo e non smentisco. E non smentisco. Ah! Dave! Vabbè, dai. Sì, ma io sono comodo così. È tutto bene, Dave. Vabbè, allora facciamo tutti quelli seduti in fiamme, dai. Dai, vieni. Sera. Caldino, oggi. Vabbè, io intanto aspettiamo i risultati in veranda. Volete venire in veranda? Facendo dai, arrivo. Sì. Ah, scusa. E mi chiude la porta, mannaggia. Scusa, io ne so che venivi anche tu. Prendete la birra, ma cosa fate? Ma no, senza birra, dai, che poi ci metto una vita a rimetterla sul muro. No, ecco. Io arrivo. Su tutto il tavolo la tieni. Cosa che aia, che paura. Aia. Scusa, Doki, ma sei così appiccicato a me con tutto lo spazio che c'è, scusami. Sì, perché siccome è da tanto che non ho contatto fisico. Ho capito, ma c'è il distanziamento sociale, scusami, Ma no, anche nel gioco. Soprattutto nel gioco. Dai, zio, fammi stare accanto a te. No, schifo. Dai, fammi stare accanto a te. Io mi insegue, poi capito, viene lì, mi tocca, cioè non lo so. Mamma mia, zio, un attimo. Ancora, aiuto! Mi insegue! Andiamo? Dai, andiamo al porto, dai. Avete riparato tutto? Dovete riparare, Avete preso... Ah no, io devo riparare. Avete preso tre stack di cibo diverso? Cioè, sì. Tu hai passato il tempo a starmi seduto addosso quando in realtà dovevi riparare le cose. Che schifo, a starmi seduto addosso. Ma neanche Lulu fa di così. Di là doggi la roba in ferro, l'hai riparata. Poi chiudete le porte, sennò vi spacco la faccia. Allora, io l'ho chiusa per sicurezza. Peste di cervo. Allora... Ma io ho iniziato a non usarle direttamente. Ma cosa? Le porte? Oh, no, ragazzi, sono rimasto chiuso dentro. Oh no, ok. No, scherzavo, ok. No. Oh, Matrix, raga, tutto storto. Ho 62 in corsa e 48 in jump. Madonna. Non c'ho la metà. Aspetto la nave, io mi siedo, aspetto. Doggy, ci sei? Ci sono, certo. Questi bicchini qui. Che si infiammano in un attimo, C'è un problema però, qua non c'è un tavolo da lavoro, come faccio a... E poi hai visto questo lì dietro un tavolo da lavoro. Ma non capisco perché non mi fa selezionare la barca. Ah, ma dice che ha bisogno di un tetto, ecco, non è... No, per riparare. Arrivo. Un merding! Ecco. Esploso. Ciao zio. Ciao Doki. È passato il 47. Il 47 no, barrato. No, Doggy, togli quelle mani da... Togli le mani.
Che tocchi, tocchi lo zio. No, mi sono spostato. Era... ti puoi sedere in mezzo per dividerti se vuoi. No, 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 va bene così, grazie. Ma dai, siediti qui. Dai. Preferisco sedermi là sulla punta, guarda. Facciamo come la, come la GIF, quella del, del coso del coniglio. Che... guardalo. Ma che cazzo? Che a posto così, a posto così, grazie. Ma... adesso ti do un calcio in testa. Ma lasciami sta. Ma allora. Perché? Ma cosa? Ecco, preferisco sedermi qua. Che cazzo? Ok. Comodo, eh. Hai una freccia nell'occhio. Ma perché? Ma sta cambiando colore il pavimento. 3, 2, 1. Oh. Oh. Questa cosa io... ci ha fatto cadere a bagno. Mio. Mio. Posso stare al timone? Assolutamente no. Secondo me no. Perché su Sea of Thieves non perdi niente. Qua perdi perché tutto. Ti smettoli con lo scudo? Lasciami stare, sto ballando. O sto ballando o ho un problema. Doggy, sali, doggy. Arrivo. Ciao, doggy. Vuoi vedere una magia, zio? Non lo so se la voglio vedere. Ora una mazza, ora non l'ho più. Ora ce l'ho, ora non l'ho più. Se vuoi posso farlo anch'io, proviamo proprio con lo scudo, Che caldo. Che bello. No, però ti devi attaccare qui, vieni. Ma non mi voglio attaccare. Dai, proviamo. Ma che figata. Mi siedo. Guarda, mi siedo qua. A vedere che non ci cade. Non ti fate. Ma in che senso, Gecko? Doggy, ti rendi conto che se cadi in acqua ovviamente muori? Sì? Allora, non, se eri sul tuo server quella cosa la potevi fare tranquillamente, ma neanche troppo. Ma cosa? Però dato che c'è The Sink e cose del genere, io ti consiglio o di aggrapparti al palo o di sederti. Mi siedo perché allora. Perché se muori in acqua diventa difficile recuperarti. Comunque vi volevo leggere questa di Sly. Anche da me c'era uno che sapeva far sparire la mazza. Poi è finito in prigione per atti usciti in luogo pubblico, quindi... Ma non possiamo remare per aiutarti? No. Purtroppo non c'è ancora questa cosa. Ma c'è la scaletta, quindi se cade in acqua posso salire, no? Un po' di vento, sì. E si può salire solo dalle scalette. Quindi se cadete in acqua dovete puntare al centro della barca, perché se vi finisce la stamina... è un problema. È bella la nave, Quindi dato che c'è... è figa. Vento, andiamo di là. Ma il colore delle vele lo puoi cambiare? No. Andremo a cercare la palude, poi magari troviamo quel fottuto mercante. Ma ho una domanda. Se avete i soldi e volete andare dal mercante, io ho preparato nel mio mondo il portale direttamente dallo spawn al mercante. Ma è quello più importante. Dimmi tutto. Ma le abbiamo fatte le cose per farci il portale? No. È gravissimo. Torniamo indietro? Sì. Ok. Eppure qualcuno lo aveva detto prima. Volevamo far vedere come si guida la nave. Sì. Fatto. Quella grossa. Quell'altra. Quella grossa. Eris, però anche tu non è che te lo puoi dare sempre sulle balle. Cioè, insomma, fai finta di niente. Ma mi sono davanti perché gli viene da vomitare. Senta, autista, io ho chiamato la fermata, non è che... Dave, mettivi una fiaccola su una nave di legno, non è una bella idea. No, ci siamo compenetrati di nuovo. Io mi metto così. Guarda. Con la fiaccola accesa. Sto pigliando fuoco, praticamente. Sto cercando di immolarmi senza successo. Così arriverai che sono il Valhalla. Sì, come stampato. Arriverai il Valhalla, cioè. Eris Wolf ora è lupo arioso di mare. Che bello. O no? Cosa sta succedendo, ragazzi? Sentivo Celine Dion quando Doggy era vicino alla polena. Doggy era una balena, come? Ah! Sono ubriaco, non ci arrivo. Di nuovo, Dave. Aia.
Aggrappati zio, The Walking Drunk. The Walking Drunk è questo qui. Sì, in effetti il pontile lo devo allungare ad abbassare un pelo, perché non si può risalire dal pontile. Mio dio, raga, mi ha fatto un lag. Ok, mi attacco qui. No, il lag in realtà non lo salva al mondo. Che culo. Te lo fa nei momenti giusti, tipo quando esatto. La grande 5 mostri. Mi tengo dal palo. Tieniti nel palo, eh. Parcheggio perfetto. Io provo a nuotare un pochino, che così mi faccio lo swim. Ti fai lo swirl? A me ah, aumenta. Prendi te, sì, zio. Ah no, io sto facendo legna perché devo finire di fare una roba, se no mi dimentico. Chi è legno? In che senso, Dave? Scusami. Chi è legno? Non hai sentito? No? Dai, da Tarkov! Ah, ok, scusami, non avevo capito. Fa legnameria di wood. Anche. Cioè, ma in generale chi è legno? Quando senti scricchiolare, che tipo... Chi è che la aschia? Ed Joe! Sono le cose che succedono a Starcom. Tranquilla, Dave non sa leggere. Sì. Tranquilli. Ho letto polenta. La polena, sì, la polena, ragazzi. È una ex di Doggy, credo. Ah, Anna sì. Polena. La conosciamo sì, tutti. Sì. Mi amava al 74%. Con quei test farlocchi. Ma che cazzo dici, Amanda? Esatto. Ma ok, perché così notte? Perché notte? Ma perché così tanto? Così, no? Va bene. Ma se tornate a casa e dormiamo? Ma sai che non è una brutta idea? Ma no, viaggiamo di notte, che è una figata, raga. Sì, nell'oceano soprattutto. Sì, sì, è se bello comodo. Perdere tutto, sì. È un'ottima idea. Come siete noiosi, noiosi. Vabbè, torno a casa allora. Non siamo attrezzati per... Per la vita notturna. No, per combattere quel merda di serpente marino. Ah, c'è un serpente marino? Bella questa resina in cielo, eh. Sì, l'ho fatto anch'io. Vabbè. Ma c'è anche, il Kraken? Ci sono i Kraken, ma in poche parole sono delle tartarughe giganti che stanno fermi, tipo isolotti, che li puoi trovare in giro nell'oceano, spawnano random. Ma scusa, il Kraken è il Kraken, però. E non cracca più. È un'altra cosa. Oh, bastardo! Sono il tuo collega, vieni qua. Cioè, io devo controllare le linee, lui prende, fai cazzo. Dave, vai a dormire, sei ubriaco. Non è come sembra. Allora, zio, qualcuno aveva lasciato la porta aperta qui, eh? Aia. Lo dico. Sai che in quei guarda test che noi non abbiamo non dice niente, superato il 50%. È vero, Ina. Ma no, quali test? Quei test tipo l'affinità di coppia e quelle robe lì. È vero. E in realtà teoricamente io odio me stesso, ma non c'è bisogno di per dirlo. Odio me stesso e ora mi darò fuoco qui, guarda, vedi? Okay. Tac. Possiamo andare. Ah, anche oggi è una bella giornata di nebbia. Sì, sì. Prego. Ma gente in fiamme che esce di casa. È tutto normale. Sobborghi di Milano, no, più o meno. È come stare qua sotto casa mia, cioè... Bravo. Che sta roba? Ah, resina. Niente. Chi arriva ultimo è scemo. No, di nuovo. La terra trema. Che cazzo? Ah sì, ho scoperto che ci sono i terremoti. No, non sono i sono i troll che ci stanno attaccando la base. Ah, ti passo! Oddio mio! Ma come? Oh, ho scoperto che ci sono i terremoti. No, allontanatevi dalla casa grossa che ci ho messo una vita per costruirla. Va bene. Ti prego. Sinistra. Ma poi con quale calma l'ha detto? Ci sono i troll che ci stanno distruggendo casa. Cioè, ci sta. La terra trema. Sì, ma ormai i troll easy.
Diglielo. Ma io c'ho un cinghiale che sta pronto ad ammazzarmi, ragazzi. Ma che e c'è? Ci riesce? No. Ah. Ma cosa? Ha fatto un laggone. Le chiappe. Raga, ho fatto il parry al troll. Ah. È caduto. C'è un altro. Ma dove? Sono, lì sono, sotto. Sono tre di solito. Un cinghiale. Buono il cinghiale, sì, che buono. Purtroppo sì, raga. Troppo buono il cinghialozzo. Con le pappardelle. Ma ce n'è un altro, ragazzi, un altro quattro. Ancora poi. Ma come quattro? No, ma non posso è l'ultimo comunque. Sta a casa loro sti merda. Ma allora Neck. Dai, sta pintacco. C'è quattro troll che ha fatto male. Poi cinghiale. Brava, stai bravo. Aia, c'è uno di vita. Scappa. Oh no, cioè, ora ce l'ha con me, vedi? Sì. Stardo. Aiuto te, zio. Mi ha detto Neck. Ma chi è che mi sta facendo danni? Ma quanto lag che mi dai i pugni e intanto ti rete? Sì, lag un pochino, eh. What the... Dai. Sti merda, capito? Sono arrivati. Noi saremmo tornati, sarebbe stato tutto distrutto. Ma secondo te quanto tempo ci vuole a tirare giù quello che hai costruito? Niente, poco. Non ci sono difese. Vabbè, ci sono i paletti, quelli appuntiti, però. Là, ma questa casa qua non c'ha difese. Calcola che no. Il troll col tronco distrugge la pietra. Molto velocemente, sì. I test dell'affinità di coppie li ha fatti tutti lo zio, per questo che vanno male. Povero zio. Bisogna di avere un fuoco sotto la postazione della cucina. No, sono senza legna. No. Ah, grazie. Ma qua c'è un altro slot libero, perché avevo solo un pezzo di carne. Ah, io ce n'ho due. No, così non puoi cucinarlo. Come no? No, intendendo dandoti fuoco, non... Ah, dandomi fuoco. Sei sicuro? Vediamo. Mannaggia. Il gatto, che è uno chef mi aveva detto che dandosi fuoco funziona meglio, invece mi ha illuso. Okay. Ragazzi, secondo me se non ci muoviamo fa di nuovo notte e poi siamo punti a capo. Sì, dai. Andiamo? Sì. Vai, dietro non c'è nessuno, eh. Ma guarda lui, Eris Wolf, senza mani proprio. Guardalo! Ormai sono skillato. Sì, con la forza del pensiero lo sta muovendo. No, basta, Doggy! Il giudice ha detto di smetterla. Sto all'impiedi io perché mi sento male. Mi sento svenire, tipo. Ciao, Checco. Ciao, Checco. Mi sa che non sta usando la forza del pensiero. No! Zio, che stai facendo, zio? Vai tranquillo, mi sto allenando. È vero! Ok. Chiamoci. Tranquilli, eh. Ah, puoi farlo anche tu, Doggy, eh. Ok, 24, abilità migliorata. Sei a tirare giù poi i troll a cacciare. Ciao, Eru. Sono stanco, basta. Tira giù, dai, dai. Ma perché non lo fai anche tu, a parte gli scherzi, Doggy? Ti sale un sacco. Ma che cazzo?
Ho capito, ma che mi serve? Cioè, non è che combatto mai corpo a corpo. Perché no? Cioè, magari... È un limite che ti imponi tu. Facciamo un'arena. Ma che... Ho capito. Infatti. Non ho capito. Dai, vieni qua, vieni. Fai un po' di sparring, vieni. Vabbè, lo piglierò per sé. Vai, vieni, vieni. Bravo. Guardate come incassa bene. Prova a tirare fuori lo scudo a vedere se ti aumenta. Esatto. È per quello che... No, penso. Sta di no, perché non mi fa danno. Ma in realtà non c'entra niente che non ti faccia danno. Nemmeno tu gli fai danno, però comunque la tua abilità sale lo stesso. Hai ragione, però, sai? Io l'altro giorno mi sono messo a farmare la spada contro una roccia. Che... Basta, Dave, mi sono rotto il cazzo. Va bene. Madonna, quanto è grossa la mappa. È imbarazzante, raga. Imbarazzante. Ciao, Gecko. Non credo che abbiamo visitato neanche l'1%. Voglio un camogli. Ma... Magari. Ci vediamo in autostrada? In autogrill. Almeno compro i camogli, le sighe e un CD tipo di migliori successi degli anni 80 di musica italiana. Comunque, raga, i camogli Luce a San Siro. No, io sono preferisco troppo la buoni. Ma perché i camogli non lo fanno più? Ma lo io sai voglio... qual è che mangiavo sempre io? L'Apollo. Sono sicuro. Grande, che grande. È troppo buono. Troppo buono. Ma il camogli è buonissimo, raga, però. Il camogli è buono. Ripartiti, ma le cose per il portale le abbiamo prese? Sì, ce le ho io. Okay. Oh, signore. No, veramente, Uno si fa delle domande. La domanda se la fa a un certo punto. 20 di legna pregiata, 10, 8 di nano morto. E gli occhi di nano morto. Occhio di nano grigio. Povera bestia. Morto. Piuttosto la bestia. Ma è importante, se si muove non va bene. Qua mi sa che è più. Sì, mi sa anche a me. Abbiamo sbagliato strada o no? No, non è che non abbiamo sbagliato strada, dobbiamo esplorare. Qui c'è una pietra. Esplora mille noci. Apollo per sempre, grande Chiara. Meno male che qualcuno mi dava un forte qua. Anche io. No, ma comunque dico, l'Apollo è buono, l'Apollo sì. È buono. Però il camogli. No, il camogli è più leggero. Com'è quello nuovo con. Nuovo, Dio mica. Però okay, quello col. Io sono stato in autostrada. Era a gennaio dell'anno scorso che è tornato da Bologna per la fiera. Basta, da lì non sono uscito neanche. Ma neanche da capitale di Milano. Cioè. Ma io ci sono andato diverse volte per lavoro, ma essendo che appena leggo 5,80€ per un panino, cioè... Minchia, 5,80€, puttana Eva. Il camogli costava 3,50€ ed era buonissimo, cazzo. Sì, una volta, negli anni 80, però adesso non no. Non sono così giovane, ma non sono neanche così vecchio, cioè comunque... No, vabbè, ma per dire, ormai costano una follia sti panini, ragazzi. Sì, sì. Porca vacca. Allora, la prossima volta che viaggio, colazione a sacco, tac. Ma mi sa che conviene perché mangi meglio, nel senso... Cioè, cavolo, l'ultima volta che ci sono stato, un pezzettino di pizza, cioè, uno spicchiettino così, con le patatine e una bibita, 11 euro, quant'era? 5,80 un panino da re, cavolo, ragazzi, infatti. Ragazzi, con 11 euro, praticamente, il cinese dietro casa mia ti dà... due antipasti, il primo e il secondo, e ti bevi anche la birra. Cioè, raga, per dire, capito? Qua c'è un paninaro che con 2 euro barra 2,50€, cioè non è proprio qua, è nella città vicino, che ti fa dei panini, ma non imbottiti, stra mega imbottiti, grossi tipo così proprio, e sono la fine del mondo, veramente la fine del mondo. Ma sì, Sly, anche qui è così, ma ci mancherebbe. È anche lì, vero? Lì da sì, voi sì, è ancora, qui... cioè, lì da voi è non la costano normalità. Un cazzo. È no, la no, non costano niente. Qua no. C'è 11 euro e esci rotolando da Maria Wen, cioè grande. Esatto. Io quando ero bambino chi è Maria Wen? Sulle cotolette. C'è una casa mia. Ragazzi, è inquietante, Ina.
Io quando ero bambino ho fatto un disegno sulle cotolette e ho scritto cotoletta con i glitter. Glitter. Ok, ma aveva anche una parte divertente questa storia, Ina, oppure... in casa, Dave, sì. Mi chiede. Ma proprio la cotoletta ancora, di 20 anni, la cotoletta... L'Apollo ha l'unico difetto che ogni volta il pomodoro all'interno brucia più dell'inferno, è vero, sì. È quello che non mangio l'Apollo, perché i pomodori mi fanno cagare. E poi comunque la maggior parte dei tipi di pomodori non li posso mangiare perché sono allergici. No, cavolo. E invece dice Sly, Ina, è così che nascono i serial killer? Mi sa di sì. Eh sì, secondo me anche. Vabbè, dai. Allora, sembra che in realtà lì si possa uscire. Cosa? Sembra che lì in fondo si possa uscire dal canale. Spero, perché sennò è un lago. C'è uno sbocco. Perché sennò è un lago e dobbiamo tornare a casa, prendere il portale base Paolo e partire da lì. No! No. Oh no! Avete una vanga? Ci siamo incagliati. Aspetta. Ce l'avete il piccone? Serve il piccone. Piccozza, ce l'ho io. Andare dall'acqua. Ma in teoria... Qua però... No, sto in piedi. No. F. Aspettate, sono giù. No, si è liberato. Dave. Torna su, Dave. Vai, parti. Ma stinchi. Come ti permetti? Scemo. Allora, non difendere l'amico tuo perché, eh? Oh no. Dave. Oh no. L'abbiamo visto tutti, Dave. Non è vero. Ho dato un colpo che era storto. Aia! Ah! Madonna, adesso... Ti faccio il bagno. Dov'è il bagno? Non c'è il bagno su questa nave. Ah, ecco. C'è ancora qualcosa? Mi sa di sì. Mi sa che l'acqua è proprio basta. Hold fast. Cos'è? Tieniti. Ma mi sa abbiamo proprio una pietra sotto la chiglia. Sì. O la conchiglia. Ma se muovi il timone... Aspetta. No. Scendi da lì. Io? Sì. Perché? Perché sì. Ma che cazzo? Ma cioè veramente non vi state fidando, siete delle merde. No, veramente, io di te al timone non mi fido. Ma allora, intanto su Sea of Thieves me la sugano tutti, dico, a prescindere. Soprattutto gli scogli e quelle cose lì. Cattiveria, che cattiveria. Io ricordo a tutti che Doki ha dato fuoco alla mia nave su Sea of Thieves. Ancora! Non è vera sta cosa, non è assolutamente... fuoco! Invece... Non è assolutamente vero. Che? Forse potremmo avere dei problemi poco più avanti, Perché? È molto bassa l'acqua. Ma molto bassa! Ma tu lo vedi dove stiamo passando noi adesso, tipo? No, tu non vedi dove siamo, dove andremo dopo, però. Ah sì, lo vedo. Vabbè, non ti senti più riposato, ci credo, dopo aver visto sta cosa. Mica solo la nave dello zio è riuscita a dar fuoco anche al mare, dice Sly. E Ina, sì, mi ricordo. Passa alla sinistra di quello scoglio. È più largo. Oh signore, ok, effettivamente... Aia! Oh! Cos'era? Hai preso qualcosa? Un kraken! Sento dei rumori brutti che fa la nostra nave, che non sono fedeli. Vabbè, io non mi siedo... Io mi siedo e guardo dall'altro lato, faccio finta di niente. Da qua è tutto aperto, Eriswolf, vai! Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto minare il fondale marino. No, va bene, ma l'importante è riuscirci, Ma e quindi adesso ci sarà il nulla, tipo, sì. Il nulla cosmico. No, in teoria sono tutte isolette con... Non c'è proprio mare aperto.
Almeno nel mio mondo non ho ancora trovato. Ah, ma quello che mi chiedevo io, ma la base di sto albero che vediamo nel cielo esiste oppure... Sì. Allora, facciamo presupposto che questo albero che noi vediamo nel cielo è Yggdrasil. Quindi significa che, se non ho capito male la lore di questo gioco, noi dobbiamo uccidere tutti questi mostri cattivi per raggiungere il Valhalla. Perché noi in realtà siamo nel limbo, tipo, nel limbo vichingo, e dobbiamo dimostrare il nostro valore per ascendere al Valhalla. E quindi finito l'ultimo boss, finisce il mondo. Per noi. Ovviamente appare un'enorme brunetta che però è alto 1,90 m. Ma è allora... enorme. Ah, giusto. Oh no, ma già è brutto quello basso. No. E succedono cose. Io mi compenetro. Non mi toccare. Dei svento. E beh, se svento di vicino alla bella andiamo più veloce, eh. Guarda Toki. Lo vedo. Oddio mio. Siamo arrivati? Quasi. No, ma qui adesso... c'è una lore. Eh sì, c'è una lore, ragazzi. Siamo arrivati dove, scusate? Ah, quei cosi lì? Guarda, Dave, anch'io no. Ho capito. Stiamo cercando una palude. No, che bello. Facciamo una lore tutti assieme. Vieni. Ma cosa c'entra? The human centipede proprio, guardalo. Guarda che schifo. Vieni, Toki. Ma come lo fate? Fuori luogo. No, non so come lo fate, cioè. Come? Come fai a farlo? Prendi e togli. Attaccati al palo. Equipaggiare lo scudo. Qualsiasi cosa, lo scudo. Aia. Allora, ho visto dei danni partire. ma questa zona qua io la conosco, ci sono i sassi, le luci, i sassi. Hai visto Chiara? È un attimo, Aspetta Dave, mi siedo qui accanto a te, no, guarda. No, aiuto. Però smettila con quelle mani, però. Ecco, si mette lo scudo così nessuno vede. Cosa? Guarda cosa. Vuoi sapere cosa sto facendo sotto quello scudo? No, non mi interessa, guarda che si guarda attorno. Guardalo. Che schifo. Col coltellino poi. Con la cosa, con l'acqua che mi schizza in faccia. È fatto, si attaccano al palo, ma cosa? Ma no, raga, ma è gravissimo. Vabbè. Cioè, questa palude è più difficile da trovare che... Minchia, ma sul serio? Però guarda che giro allora, turistico. A sinistra c'è una montagna. E quello è un bene perché la montagna ma... è lo step dopo. Eris, mi dici solo una cosa? Nello storage... Quando tu distruggi la barca e ti pigli la roba, rimane tutto? O lo devi togliere ogni volta? Che senso, non ho capito. Allora, cioè, se distruggi lo storage pieno di roba, la roba ti ritorna indietro oppure hai distrutto? Viene droppata a terra. Okay. Perché ho messo della pelle di troll, quella roba lì. Non so cosa è vero, Dave, ma perché hai perso mezza vita tu? Perché non sta mangiando. Perché non sto mangiando, giusto? E non ho Dave. Niente da mangiare. Non ho 3 stack di roba. Ho finito adesso, raga. Non è che posso mangiare anch'io 2 kebab tutti i giorni, Ti posso dare un occhio di nano grigio, se vuoi. Dammi un occhio di nano, vieni. Ma non si mangiano quelli. Guarda, l'hai buttato per terra. No, è volato via, l'hai visto? No. Non droppate a terra roba importante perché finisce in acqua. Ormai... No, la mazza! No. No, infatti, non ce l'ho. Sento freddo. Devo anche accendere un fuoco sulla nave perché sennò moriamo bruciati sulla nave. Ma dici? Sì. Dave, non è che se ti avvicini con la fiacqua, io.
Prova a riscaldarci. Aspetta. Prova a riscaldarci, Dave. Aspetta che... Mi lasci stare, Dave, perché c'è un fuoco che ti esce dal culo, tra l'altro. Ma di nuovo. Aspetta. Ecco. Come piace a Doggy, aspettate. Vogliamo fermare per la notte o vogliamo rischiare il mare di notte? No, basta che non, entriamo nell'oceano. Ok. Raga, ma qual è la versione femminile del nome Davide? Non credo che ci sia. Non credo che esista. Oh, potrebbe essere. È Spadino. È Lince. Ma no. Cioè, Lince. Sì, ma no. Allora, davanti a noi c'è una montagna, dico. Adesso dobbiamo proprio andare, rimanere sulla costa. Ah no, non è una montagna, pensavo fosse una montagna. Non forse possiamo tagliare, dobbiamo costeggiare. Ma dov'è la vedi la montagna? Dove... No, no, avevo visto una cosa e mi sembrava a una montagna. A sinistra c'è della roba viola, credo un spawn. A destra c'è una montagna. Però ah, vedi che c'è allora. C'è il mare aperto lì. Se esiste Claudio può esistere anche Davida. Ma non è ma vero. Come... Ma non è... chi l'ha detta sta stronzata? Sly. Scusatemi. Scusate, ma siamo stare Sly. 2-3 secondi sott'acqua. Siamo diventati un sottomarino. Ma soprattutto, dove cazzo stiamo andando, ragazzi? Mi viene in mente rotta per casa di Dio. Però quella dei Gemboni. Rotta per casa di zio? Bravo! No! Credo che sei l'unico che l'ha ascoltata, perché ogni volta che lo dico a qualcuno... Ma quale? Allora, fai una cosa, quando si potrà spostarsi tra regioni che tu e Ina mi venite a trovare qui a casa, devi che arrivare bello. Con rotta per casa di zio a palla. Ok, è fatta. Va bene, Ina? Allora, non so dove mettervi a dormire, perché una volta avevo due divani e adesso ne ho uno solo, ma in qualche modo ci organizziamo. Va bene, tranquillo. Mamma mia, che ridere. Io mi so rannicchiare i piedi del letto, zio. Lo sappiamo. Abbiamo delle foto, tranquillo. Sappiamo. Delle telecamere di sorveglianza, tipo. Guarda la luce. Si vede questo sorriso con questi baffi. Rotta per casa di zio, mi sa che ci fanno la festa. Che bello. Per tua madre, per me tua madre. Ricordiamolo. Noi merda. Ah, ma nuoto le bastone. Bravo. Che combo. Ma i Dave ormai... Guardalo. Per un pelo. E ormai è esploso. Mi sa che dopo un bonk lui ha tipo della stamina sua che muore, non lo so. Sì, eh. Non bene, però. Davida o Davina? Davina! Eh sì, ci sta. Ma Davina esiste, Davina, quando mai? Sì. Davina sì, non ma... esiste. Allora, ma io non l'ho mai sentito. Ha detto Sly che l'ha trovato su Google. E se lo dice Google, raga, è fatta. Sembra un nome dell'est. Bravo, secondo me sì, esattamente questo. Io voglio salire su quell'albero. Allora, prima troviamo una palude, che già sarebbe un bel po' avanti. Ah, un armed, tra un po' me lo faccio livellare un armed, un attimo. Fatto. Guarda caso, eh. Vabbè, eri lì, fermo. Cosa devo fare? Anche il mio map sta per sei di livello. Freccetta, mi vieni. Andiamo. Vieni. Fatto, grazie. Ah, prego. Due pugni in faccia a Dave, ragazzi. La signorina Davidina Lince, dico. Ma come? No, non è credibile. Fammi vedere un po' le mie skill, va?
a fare compagnia a Eris, Wolf, poverino. Che è lì che si sta spremendo con la testa per far muovere il timone. Ma perché? Ma perché? Questa energia cerebrale. Doggy, guardami. Aspetta. Sì? Non metti niente sulla mia testa, scusa. Sono d'accordo. No, zio, ti vedo l'elmo sulla testa. Ah, come? Cosa dovrei vedere? La dice il suo nome, sabato sera. Il sabato sera di ogni venerdì, però. E comunque volevo ricordare a tutti che mercoledì è appena iniziato il weekend. Noina. Per me sì, sicuramente. Ehi, guarda, fare questo, guarda. Oh. Posso fare anche questo. Ah, no way. Ho capito. No. Sai quei giochi marci che c'è il dance? I giochi della Blizzard. Bravo. Aspetta. Allora, vediamo se questo funziona. Sì, 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 guarda, si sta lungendo. Guarda. Forse questo volevi fare te, vediamo. Ah no. Era la puzza di Doc. Allora. Gira sinistra. Bravo. Perché sennò andavamo a impattare secco sulla sabbia. Vediamo quanta strada abbiamo fatto. Abbastanza. Ora posso dai. Vedere anch'io la live. Stiamo per però che dà in realtà. Ma abbiamo fatto. A un certo punto abbiamo fatto un anello. Sì, perché non possiamo andare in mare aperto di notte. Allora, io apro un programma, In che senso? Niente. Cioè? Allora apro un programma anch'io. No. No, vi prego. Allora apro un programma anch'io, no. Devo. No, io mi proteggo. Sono pronto, Ho paura. Poi, Sì, con molta calma. Io ho paurissima dello zio. Che tra l'altro si è ammutolito. C'è rimasto rigido, Ina, sì. Colpito. Pronto? Il problema è che Pronto? Sì. Ah! Ho capito. No, ti si sente rigido. Pochi. Che improvvisamente. Attenzione. Abbiamo parcheggiato la nostra nave. Dobbiamo scendere. Non arriveremo. Rimarremo qua sopra per sempre. Giorno 49 quando l'hai detto. Finalmente. Non so di cosa parli. È arrivato il momento della nave di Dave. Che bello. Tutto cacato. Frecce al povero Eris Wolf mentre guida la nave col suo battaglio. Guida la nave col suo battacchio e basta. Si spiegano tante cose, però effettivamente guarda è la musica giusta. Secondo me con la barba. Fermo. Preparati, Dave. Aiuto. Che ho la base. Quella dell'altro giorno. Eccola. No, è bellissima. Sulle mano. Andiamo in nave.
Chi è questa persona? Scusate, ma chi l'ha fatta tentare? Non lo so. Quante volte vi ho detto che non dovete infastidirmi mentre sto lavorando? È praticamente la sua vita mixata. Esatto. Ti devi spaventare! Pollo, come il pollo? Sì, io sia sempre l'unico ad avere sempre ragione. Che bello che è il voice mode, cazzarola. È troppo bello. Dovresti fare delle compilation e venderle. Secondo me spaccherebbero sì, un sacco. Io non ce la posso fare. Che no, cazzo ho sentito, ragazzi? Vendere. Ma tu, perché tu non passi il tempo con noi, perché questo è solo... Scusate. E non è niente in confronto. La potenza è nulla senza controllo, Doggo. Questa sembra la musica che ti ascolti mentre sei strappato di acari della polvere. Diciamo, scusami. Cioè... Ma potrebbe essere quindi, un problema, quindi, però... Quindi durante una mia notte qualsiasi... cioè... che quando faccio le pulizie in realtà sono fattissimo e non lo so. Sì, 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 sicuro. Ah, ok. E anche non... quando non le fai, perché si accumula, quindi... Ah, dici, hai fatto allora sempre, praticamente. Esatto. Vabbè, dai, buono. Vediamo la mappa dove siamo, raga. Stiamo andando verso nord. Ma il mio vichingo comunque c'ha gli occhi bianchi, ma anche il vostro, a no? A me manca un po' casa. Sì. Lo serve? Ma no, no. Ormai casa tua è casa mia. Aia, lo sapevo. Dice Chiara che ieri l'ho fatto di acido per sgorgare il cesso. Mamma mia, se l'ho fatto. Eris, fai ancora in tempo a scappare, sì. Ma com'è che fa? Devi spaventare. Niente. Ma io non ho capito. Com'è possibile? Che io sia sempre quello che ha ragione. Ma allora Lulu. Saluto Bruce Dickinson. Ciao. Ma cos'era? Un gatto sulla tavola. Guarda nello storage, c'è un gatto. Aiuto. È andato. Okay, facciamo un panino di gatto, dai. Un panino di gatto, no. Povera bestia. Beh, a Vicenza. Ma no. Ma qui c'è lo storage. Da quando abbiamo creato la nave, anzi da quando ha creato la nave c'è lo storage. Oh, finalmente. Salute. Che bello. Vedete questi bellissimi alberi sulla destra? Ce l'abbiamo fatta, raga. Tutti morti. Abbiamo fatto un giro enorme quando bastava semplicemente andare dritti verso nord, ma noi non lo sapevamo. E quindi... Guarda, abbiamo fatto il giro... Enorme. Con una O, tipo... Cioè, sembra quello dei fumetti, guarda. Però dimmi che è una palude grande, no, è solo un buco, una finta palude. Ma magari... Ma che sfiga. Ci sono dei mostri brutti lì, però. Sì, però bisogna... Devono esserci delle cripte. No. Ma la cripta l'abbiamo portata? Sì, io ce l'ho. Ok. Uff. Siete voi che state tirando... Ah, ok, no, pensavo che... Non sto facendo le... Non triggerate i mostri qua. Però purtroppo questa è una palude fake. No. Allora ti picchio. Palude! Palude! Non so se è fake, sai? Sì, ma perché è troppo piccola. Magari se entriamo in profondità... No, ma l'abbiamo già girata. Aia. Ma non possiamo scendere, quindi? È inutile, perché se non ci sono le cripte, i dungeon cripte, non serve a niente. Non si vede. Se volete fare qualcosa, c'è una sanguisuga che ci sta seguendo. Arrivo. Come si permette? Se n'è andata. Okay. Ecco. Si è spaventata subito. Lì c'è un albero con una luce verde. È vero. L'albero dell'Enel. Ma come?
sì, sì, no, fidati. Vedi? Posto. Ma è ancora acceso, Dave? Non... ma perché non ho pagato la bolletta, lasciami stare. Che freddo, ragazzi, sono freddo inumidito. Aia. Me l'ha fatta! Grazie a Furaffi! No. Grazie a Furaffi per il pollo. Grande Furatti. Furaffi! Furaffi? Ah, ok. Ma io no, Sly. Aia, aia. Allora, molti di voi diranno, zio, ma cosa state facendo? Stiamo cercando una palude. Esatto. Per lo step successivo del gioco. E ne abbiamo trovata una, ma era grossa come la mia palazzina, quindi siamo cercando... Che c'è, Lulu? Ok, quindi... Le terre normali c'hanno il verde, le paludi c'hanno il marroncino. Niente. Ok. Niente. Lì a destra? Grazie. Ci sono alberi... Ma ora... Ora siamo nelle praterie. Praterie, sì, sì. E adesso ci stanno gli alberi morti. Io non li vedo. Andiamo. Io nemmeno. Così, dritto così. Ah, sì, vedo dalla live. Sì, sì. Pensate, è vero, ma come cavolo... Lo zio c'ha il PC che rendere... Ma non è vero, ma quello di Dave è più potente del mio. Ma sì? Com'è che non li vedevo? Io manco adesso. Io nemmeno. No, adesso sì, però... No, adesso, io penso adesso che sia proprio una... vedo la nebbia io. Ah, ok. Forse adesso esatto, c'è una anche gli altri. Ai, ai. Eccoli. Ora li vedo. Meno male. Lo zio è un PC super dotato, mi dicono. Non è vero, ma... anche qua ci... Ah no, ecco. Vediamo. Potresti mangiare ancora, va bene. Mangerò del miele. Mi sembra un po' più grande, perché lì a sinistra è... Sì. Basso, basso. Sì, vedo una cripta, eccola. Vedete quella costruzione nera con davanti le luci verdi? No. Ah, sì, laggiù. Sì, 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 sì. Laggiù dove? Adesso è sparita di nuovo. Laggiù, là. Aspetta, devo far manovra che qua c'è la sabbia. Che bello, Dave che tende l'arco senza tendere l'arco. Hai visto? È una mia abilità. Sanguisuga, sanguisuga. Dov'è? Dietro di noi. Attento a non cadere. Ok. Lo so. Ecco, non triggerate questi brutti signori qua sulla nostra sinistra. Perché ci sono anche gli scheletri con l'arco. Meglio evitare. Ah. Bravo Dave! Voglio specializzarmi con l'arco. È difficile. Dai, però. Grazie per il follow. Ma scendessimo... No. Sì, adesso cerchiamo la terraferma e dobbiamo fare una piccola... costruzione rialzata per mettere il portale, che okay. Così non rischiamo che ce lo distruggano. Mi sa che quello terrato di base Paolo ce l'hanno distrutto, perché ho provato a usarlo oggi ma mi portava comunque all'Elder. La vedete a sinistra la cripta? Io sì, è quella di prima. Ok, va che c'è una qua davanti c'è qualcosa in pietra. Se... Dave, se vuoi farti l'arco quello figo, poi dovrai venire a recuperare questa roba verde prima o poi. Ok, sì. Tanto c'è Ina che mi fa i segnali di fumo. La palla rigazzata, che dici? Va bene. Oh, ops. Dicevamo, io in mezzo a stacco, ragazzi, che poi dobbiamo andare a Nannina, che se no... Va bene. Qua c'è... Sì, è perfetto per fare il portale.
Ah, se tagliate la legna qua scoprite una cosa nuova. Ah, allora la faccio subito. Aia. È legna di palude. Albero antico, lì. Eh sì. Poi ecco, se riuscite, recuperate 10 di legna, perché non so se ce l'abbiamo. Perché dobbiamo fare un tavolo da lavoro. Allo! Hai capito? Attenzione a stare in acqua, perché ci sono le sanguisughe, sono velenose e sono velenose forti. Qua ce n'è una. Alle 23 e mezza Ina dà un'avanzata in testa. No, c'è uno slime! Mi arrigidire, uno slime! C'è un blob. Aia. Enemy blob, Oh no! Salta! Sì, anche quello. Ma c'è anche una sanguisuga, mi sa. Sì, attenti a non entrare in acqua, perché... O come in Alabama. Esatto. Cazzo, ho finito la stamina. Ah, perché devo mangiare. Dobbiamo uccidere tutte queste sanguisughe del cavolo. Oh no. Fatele con l'arco. Tanto vi avvicinate alla riva, stanno lì a guardarvi, a tirare morsi. Quello lui. Ho raccolto della melma, ho imparato la bomba di melma. Aia. È un attimo, Sì, sì. Vai, fatti prendere, stronza. Ok, la sanguisuga è morta. Stanno iniziando ad arrivare i simpatici. I zombie. Lì ce n'è uno in mezzo all'acqua. Ah, l'arco, il merda. Sì, te lo... No, non entrare in acqua, non entrare in acqua, Doggy, non entrare in acqua. Guardali qua, i merda, come sono arrivati subito. Ok, lo zombie l'ho ucciso. Dobbiamo finire queste sanguisughe del cavolo qua. Da me ci sono degli zombie. Vuoi dar da mangiare a Lulu? Sì. Doggy, vuoi mangiare? Se ti ha droppato delle sacche di sangue, dagliene anche una Dave, una... Sì, perché io... Che così... No, che così sbloccate le ricette, solo per quello. Ok, ma sì, ve la droppo a terra. Non le potete usare, cioè è roba che bisogna lavorare, non è che vi... Ah, ok, ricetta, via. Striscione rosso, ok. Allora, passa, bisogna recuperare degli alberi. Normali, legna normale. Ok, perfetto, te lo ridò. Che non mi serve. Lo ridò a Doggy. Vabbè, il legno ce l'abbiamo. Serve legna normale, perché questo è legno antico. Però tagliatelo, che così vi dà le ricette anche di quello. E se la smettessi di rotolare in giro per la mappa? La base ti dà legno normale. Porca puttana. Se avete legno normale, me lo date gentilmente, che... Arrivano gli zombie, raga, occhio. Allora. Legna. Grazie. Prego. Ok, uno l'ho ucciso. C'è un lice che sta mangiando la barca. Chissà se riuscirò a prendere sto cazzo. Ma c'era un po' di legno antico? No, non sono riuscito a prenderlo. Oh no! Che male che fanno gli zombie, oh, porca vacca! Sì, attenti, perché... Oh, ho imparato a fare le ricette! Le salsicce! Le salsicce! Sì, perché sono loro che... Gli zombie. Sono e loro viva. Che le droppano. Non so se è il caso di mangiarla. Ma infatti... In teoria non puoi mangiarla. Le salsicce. Però...
No, l'interiore. No, no, le devi cuocere. Zombie, quindi in realtà non so se hai capito di farle. Si fanno nel calderone, le devi abbinare ai cardi e alla carne cruda. Ah, ok. Ok. Ma ora che abbiamo fatto il portale andiamo lì nel... La nostra barca... Ah, ok, sto dicendo, sta andando via da sola. Mi sono sparato. No, cavolo, che male, raga. La devo zombie smontare. Solo che c'erano sotto tutti sti merda. Vado un attimo a casa a riparare le cose. Grazie per il ride. Eccoci quanto qua. Quanto schifo c'è in sta palude, ma do veramente. Vabbè, sì, una palude. Ecco. Giustamente una palude. Ma oh. Dai, stai fermo. Allora. Mi metto la testa. La testa di una sanguisuga qui. C'è un... eccolo qua. Che schifo. Guarda, zio. Dove? Qua. Ma è proprio la cassa. Hai visto? Ma che figata! Cioè, in realtà non è la testa, è tutta la sanguisuga arrotolata. Cioè. Ah, sì. Mamma mia, che zozzeria, oh. Che zozzeria! Si ripristina troppo lentamente la stamina, raga. Eh sì, è per quello che mangiando le cose giuste ne hai tantissime. Ok, allora... Non gli faccio niente. Eh sì, Sly. Ma quindi si può avere solo un unico portale che ti porta... No, puoi avere... quanti portali vuoi. Ma come fai a collegare un portale? Lo devi, cioè, devi dare un determinato nome. Tipo tu il portale lo chiami palude, poi vai alla palude, costruisci un portale, lo chiami palude e dopo 4-5 secondi si collegano. Quindi devono avere lo stesso identico nome? Sì. Serve solo il nome uguale e poi si collegano, okay, in automatico. Sono morto? Ok. Come? Anche se gli dai nomi random funziona. In che senso? Cioè, se lo chiamo cane o Franco, sì, il portale. Anche uno. Ok. Basta che l'altro lo chiami uno e... Sì, sono esploso. Ciao, Gla. Allora. Dei cattivoni qua. No, aspetta, questo cos'è? Palude, sì. I cosi di scale, no, di zombie, scusate. I draugs erano tantissimi. Ci sono degli spiriti del fuoco, è normale? Sì. C'è tipo una colonna di fuoco enorme con della gente che sta venendo verso di noi. Ecco, quelli si possono farmare perché danno, come si dice, il cubo rosso ogni tanto. Ma qui mi sa che spawnano sti cosi. Sì, semplicemente cosa devi fare? Devi andare lì col piccone e scavare attorno a quella fiamma. No, fino all'acqua. Zombie. C'è lo spawn degli zombie in sta casa. Ecco perché. Sì. Quello si può distruggere. Io devo tornare un attimo a curarmi perché. Eh sì. E devo prendere anche il terzo elemento qua per mangiare. Ah, ecco, dicevo io, Clag. Mi sembrava strano che non ci fossi ancora in chat. Ho detto io, ma. Che strano. Ma chi è? Ma quale? Ma chi è chi? Ma chi? Ma chi te l'ha chiesto? Ah, allora. Niente, e quindi lo lasciamo lo spawn dei... vabbè. Perché? Okay. Non li pestiamo, no, raga? Cioè, hanno lo spawn dentro casa, tipo. Allora, quello lì, l'ideale sarebbe lasciarlo, perché poi si può usare per farmare il... Ah,
l'interiore. Okay. È vero. Perché tu come ne ammazzi uno ne spawna un altro. Eh sì. Instant proprio. Cioè quando saremo livellati, che abbiamo le cose in ferro, quelli lì scoppiano. Ah, sì. Ma un rapanello, raga? Lo serve? Magnatelo. Se da solo sì. Rapa stufato di rape. No, preferisco la marmellata. Lo stufato è una bomba a livello di statistiche, se guardi. Metto da qualche parte l'interiore, però. Se n'è andato, Checco, nocciolina. Ma come faccio a fare l'arco nuovo con la corteccia antica? Ti serve il blob lì. Quello... Non l'ho sbloccato. Il blob quello verde. Va bene anche. E il ferro. E il ferro, e allora? Adesso faccio la costruzione lì al volo e si può andare a fare il dungeon. Ma dai. Ina, devi dirgli fattillo te. Ma come? Facciamo il dungeon, quindi? Sì, se volete già avviarvi là. Sì, io più o meno un quarto d'ora, ragazzi. Non so se ce la facciamo. Dai, proviamoci, Dave. Va bene. Aia, pezzo di merda! A me mi hanno ucciso così, eh. Andiamo. Hai visto, zio? Bravo, hai visto? Bravo. Vieni. Vieni. Raga? Sì? Raga? Ok, quei cosi là mi stavano per dar fuoco. Credo che sia normale. Minchia! Aia! Te l'ho detto. No, ma questi sono sgravissimi, raga, cioè... Allora, però muoiono con una facilità allucinante. Sì, se gli tocchi scoppiano, sono dei maghi. O se riuscite a allontanarli dal loro spawn, perché prendono il potere da quella fiamma. Ah, quello che male. Ma in realtà non fanno così male. Merdo, perché mi rubi item? Perché era lì. Ah, fuoco. Che cazzo sono i scheletri? Scheletri? Sì. Vabbè, ma questi li conosciamo. Sì, lui è Guido. Oh no, blob! Aia, mi ha avvelenato, porca puttana. Raga, fa malissimo, ecco. Via. Allontanatevi, che sennò questi vi aprono. Il blob avvelena. Aspettalo. Dov'è blob? Raga, sto morendo. Mi sa che muoio per il veleno. E sono morto. Infatti. Ma vai, cazzo. Quando stai morendo così, avvicinati verso il portale. Ci ho provato. Non pensavo togliesse così tanto il veleno del blob. Sì, è anche quello delle. Anche quelle delle sanguisughe toglie così, Quanto dura il veleno? Vado a prendere la mia roba. Dipende da quanto stai esposto. Ok. Infatti pure io ci stavo rimanendo come lo zio. Sì. Oh, il blob, Ci sta seguendo. Merda. Recupero vita e vi raggiungo, perché se vengo lì già sono nudo. Mettiti sul tronco, forse da qui no, sopra. No, salta, dei... salta. Ma qui sopra anche dici. Guarda, salta. Lo so, lo vedo, però dico. Oh no, adesso. Ma il... è andato via. Sto tornando. Se mi date una mano a ripigliare la roba, almeno che sto tornando. Sì. Ciao Pixio. Bella Pixio. Ok, raga, sono tornato. Sono tornato, merde. Vieni. 30 e si vola. Bravo!
Siete? Ecco dove l'ho visto lo zio. Vieni, vieni. Ma Doggy, dovevamo aiutare zio, eh? Ah, scusa. Ormai è fatto. Ok, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Praticamente dobbiamo fare il dungeon, ma se tu devi staccare, non mi sa che non facciamo in tempo. Ma se volete potete cominciare a entrare, eh. Non dobbiamo per forza farlo tutto in un colpo, perché comunque non riusciamo a farlo tutto in un colpo. Vabbè, dai, 10. È una cripta, potete entrare e uscire quanto volete. Sono tipo quelli che ci sono sì. nelle foreste nere. Andiamo, dai, ragazzi. Proviamoci. Ecco. Cioè, una palla sola è per... Ce l'ho io. Ok. Io ce l'ho pure. Ok, dov'è la cripta? E ce n'era una alla nostra sinistra, da dove siamo arrivati. Aspetta che... Quindi... Guarda, dove stai andando tu, zio? Dovete... Allora, se guardate me... Giratevi verso di me, dovete andare a destra. Aia! State andando troppo lontano, ragazzi. Tornate indietro. Arrivo. In poche parole, dalla costruzione in pietra che c'è sulla... Era quella proprio a bordo mare che c'era, che abbiamo visto. Sì, venite con me, ragazzi. Forse ho capito dov'è. E sono qua io, ragazzi. Sono io la cripta. Ah, ok. Solo che c'è un blob, quindi... Sì, è vero. È vero. Apro. Aspetta, Dave. Menando, aspetta un attimo. Dovete pulire prima. Poi. Un attimo, ci muoio, guarda, Non ho neanche più stamina, porca puttana. No, raga, la stamina la devono fissare, però, Cioè, sì. Non puoi perdere così tanta stamina. No, raga, il veleno è infinito. No. Viva il cazzo. Il veleno è infinito. Sono morto pure io. Ok, io ho liberato la zona della cripta, però. Io dovrei recuperare tutta la vita. Vieni. C'ho gli scheletri che mi inseguono, gli arcieri. Mi devo riparare, ucciderli e recuperare vita. Normale. Sì, assolutamente, Gla. Sì. Confermo tutto quello che sta dicendo. No, casino strano. Casino strano, non buono. Allora. Dovremmo farci un falò, almeno recuperiamo più in fretta. Eh sì. È che io non mi ricordo dove cazzo sono morto, raga, aspetta. Ti dai sulla mappa. Sì, ok, mi ero dimenticato. Tra l'altro il falò è stato tradotto in fuocarello in italiano. No, che carino. Fuocarello. Allora, quelle e Doggy, Dave è. No, secondo me non ce la facciamo a fare il coso adesso. No, secondo me neanche. Non siete riusciti neanche a entrare? Possiamo entrare. Vicino ci sono due blob che mi saltano addosso e mi shottano. E quelli dovete farli con l'arco a distanza per adesso, voi con la vostra, col vostro set. Ma che roba. Allora. C'è una sanguisuga qua in giro. Ma come, zio Gabriele? Nuovo materiale catena. Chi è che me l'ha mollata qua? Ah, probabilmente il mob che ho ucciso prima. Ah. È venuto a rompere i coglioni mentre costruivo, ovviamente. Ok.
Ok ragazzi, io mi sa che mi avvio alla casetta, riparo le armi e sì, passo pian piano alla chiusura. Comunque oggi ho fatto un botto di roba, sono un pelo stanco. Eh sì. Va bene, giovani. È stato tutto molto divertente. Bella, Doggo. Ci becchiamo prossimamente, dai. Molto yes. Volentieri. Bella. Buon proseguimento. Aspetta, molto non volentieri. Chiudere, non chiudere, però, per favore, il gioco. Aspetta. Ok. Vai tranquillo, Eric. Sono ancora qua. Ole. Io... Non ti preoccupare. Aspetta io, ragazzi, un passerei la chiusura, vi saluto. Allora, ok, esco proprio dal gioco. Allora, giovani, io direi che ci possiamo fermare qui, che dite? Allora, ritorniamo nuovamente live domani, dal imprevisti, ci continuiamo, insomma, proviamo a finire Little Nightmare 2. Dopodiché, fine settimana, insomma, vedremo un attimo, magari... Continuiamo qui su Valheim, però sul mio di mondo. Buonanotte a tutti, grazie per essere stati qui, grazie mille per la compagnia, per le sub, insomma per il supporto. Come sempre siete gentilissimi. A domani, buonanotte, ciao ragazzi.